Nel 1944 mi sono iscritto alla facoltà di architettura e ci fu il, il tentativo furbo degli accademici di smollare ai più giovani le, le cattedre, insomma, la, loro, la direzione dell'attività. Di e quindi noi avevamo come primo e secondo anno la, che non, ha, non aveva mai fatto il professore: De Renzo, che fu una grande novità del paese perché poi era uno eh, casinista, però anche un, una persona, insomma, anche di, di grande slancio, ecco, che ci diceva sempre, io ho capito perché gli altri fanno de, de, dei bei progetti, io no, perché loro comprano riviste, io non ho i soldi. Intanto <ride> eravamo tutti in sinistri, era, poi c'era un'organizzazione studentesca molto in gamba, facevano i giornali murali. E li facevamo allo studio di menichetti balletti e lanza che era più o meno verso i Barioli, in un garage e lì facevamo c'era insolera beneuro io melogani e questi qua che facevamo giornata e quindi questo poi naturalmente unificò e, e cementò la, la che cioè, infatti poi dopo è stato tutto un lento nel mio caso, perché sono un po' tocco. Il mio lento arrivare appunto con l'iscrizione del Partito Comunista, che però nel 50, quindi ero già laureato, e passando dalle formazioni del Partito Nazione. Secondo me quando uno appunto è più o meno, non dico il termine, ma il tramonto della propria vita, che mi fa rabbia, ma però è così. E tutte le cose sono necessarie poi in qualche modo. E che in gran parte, perlomeno, diciamo per 80% e il 90% sono necessarie, sono, sono quelle che dovevi per forza affrontare. Ma che volevate fare con lo Ma intanto dare fastidio a zero. Adesso, adesso siamo arrivati all'altro no? e, no, e poi in qualche modo essere una rappresentanza di politica, poi alla fine. Non politica che non fosse di partito, volevo ricordare appunto una cosa, poi dopo invece parliamo seriamente, ma anche questo è abbastanza serio. Di Quaroni con la palazzina La Tartaruga, dove abbiamo lavorato, diciamo, gomito a gomito, e che considero la mia, quanto la sua. Così. Ecco, e che invece era appena anche lì l'aveva del 52 e quindi anche lì che mi delegava anche molto, certo. e con invece un episodio molto bello di Ridolfi nei confronti di Quaroni, per dire anche come erano uniti al di là del tiburtino, era proprio una, così, una solidarietà, che quando si suicidò, tentò di suicidarsi la moglie di Quaroni e Quaroni fu travolto. E, tutto, diceva, si te, e poi chiese a Ridolfi se veniva a studio a controllare se andasse un pochino avanti. Ah, questi erano da... Cosa così? Sì. E, quello, e Ridolfi venne anche lì e mi insegnò una serie di cose, dei dettagli, dei, dei modi di rappresentare sulla tartaruga. Sì. Quindi era anche un dare senza ricevere. Sì, sì. Io sogno, l'ho detto anche in un convegno: di tutti quanti a dire perché sono andato, però è vero. Sogno di lasciare per me una casa fatta tutta di marmo scavato, che è il mio ideale. Penso a non avere da fare né uno giocolino, né un pannetto, né un un gradino un piano e verticale tu scavi tutto è tutto marmo bianco e se non anche i letti anche, anche i tavoli no eh, però tutto un unico materiale che mi è sempre piaciuto molto perché anche le mie chietture non, assolutamente... non sono una banca ecco che è un massimo del, del contrario che ogni cosa così deve avere un materiale diverso No, e poi appunto avere una cosa che tu la casa la pulisci con la pompa. Certo. Certo. Quello mi piacerebbe da pazzi, però anche mi, mi piace moltissimo invece inseguire con costanza alcune fissazioni che non sono riuscito a realizzare. Sì, quello lì era il colosso fatto... Quando ero assessore, che non potevo progettare nulla in Roma, come ben sapere, eh. e anche il qui presente Barbera. E quindi mi venne in mente, proprio parlando con la regina, che allora eravamo amici, altra. <ride> Comunque, la regina disse: Perché non studi qualche cosa di architettonico ma anche scultoreo che sia tra il Colosseo e il Tempio di Venere a Roma perché era l'antica poi Colosso di Nerone appunto, cioè, oggi che va di gran moda. E allora, mh, a furia di pensarci è venuta fuori quella cosa lì che poi ha avuto un successo clamoroso perché almeno in tutte le, le cose, ecco questo... Ecco, questo è quello stesso lì, non è un'altra ipotesi, ma c'è più o meno la stessa. Mm. Mm. Buonasera a tutti. Eh, siamo di nuovo qui ad aprire la terza e ultima sessione prima della tavola rotonda del convegno Carlo Aimonino progetto città e politica. Mh, purtroppo dobbiamo eh, dare un annuncio, insomma un po', ci dispiace molto di dover, eh, di dover dire che purtroppo Jean-Louis Cohen, eh, che vedete in questa foto del, del 1983, Buonasera forse la vedono da casa. No? Non si vede. Scusate. Eh sì, allora, purtroppo abbiamo appreso pochi minuti fa che che Jean louis Cohen, non architetto critico eh, di Chiara Fama che avrebbe dovuto aprire l'ultima sessione eh, dedicata al convegno alla politica eh, non, non sarà con noi ha un problema di salute abbastanza serio, quindi lo salutiamo, lo ringraziamo comunque e... e ovviamente gli porgiamo i nostri più calorosi auguri di di pronta guarigione. Quindi passo la parola a Fabrizio Sì, eh, subito dopo, quindi Proseguiremo con il programma attraverso un'altra intervista a Paolo Portoghesi e poi Fabrizio Toppetti aprirà l'ultima sessione del convegno. Grazie. Secondo me, secondo me oggi ricordare a Ivonnino vuol dire ricordarsi che abbiamo un'eredità importante, che aveva reso l'architettura italiana una delle voci più autorevoli nel mondo e che poi l'ha vista invece, come dire, appassire, eh, assumere un ruolo molto secondario nella coine internazionale. Ecco, naturalmente Aimonino viene ricordato soprattutto per il binomio architettura-città. E eh, giustamente perché, diciamo, per ragioni sentimentali, politiche eh, e anche di eredità personale, Aimonino ha sempre visto l'architettura in funzione della città e ha dedicato allo studio dei tessuti urbani, della loro origine, eccetera, molte delle sue energie sicuramente lasciandoci un'eredità preziosa che riguarda il metodo con cui si guarda alla struttura della città, eh, non come a un documento storico lontano, ma come a qualcosa che ci riguarda perché effettivamente la città continua la sua vita e diciamo come diceva eh, Calvino, eh, ogni tanto deve riscoprire i suoi dei. E riscoprire i suoi idei vuol dire riscoprire la genesi che l'ha portata alla forma attuale, riscoprire le vicende che hanno, come dire, configurato lo spazio urbano. Non era uno storico, come viceversa sono stato io per tanti aspetti, era però ispirato dall'archeologia. Ecco, io ho due volte. Collaborato direttamente con, con lui, una diciamo preparando un progetto che poi non siamo riusciti a fare perché non ci hanno ammesso, <ride> eravamo troppo vecchi. Eravamo messi insieme perfino Benevolo faceva parte del gruppo. Eh, quindi diciamo, eravamo un po' sì, i vecchi, ma insomma perlomeno i maturi. Un'altra occasione di lavoro fu eh, per costruire questo padiglione eh, a Todi. Che era praticamente un'espressione di quel gusto dell'effimero, che, diciamo, ebbe a Roma una grande risonanza attraverso anche l'opera di Renato Nicolini, che era un altro grandissimo amico. E costruimmo questo, questo padiglione cercando appunto delle cose che, ci, che, che piacessero ad entrambi. È una delle cose che certamente ci piaceva. La volta a botta, il semicerchio, ecco, lui l'aveva usata più volte come un segno, certamente derivato dal passato, ma che è ancora talmente ricco di possibilità che non, non ha senso scartarlo. E quindi creiamo questo spazio eh, semicilindrico e, e poi diciamo, mettemmo ai due ingressi dei padiglioni che chiaramente erano. Eh, come dire, il riconoscimento del debito che entrambi avevamo con Aldo Rossi. Quindi era un'architettura sui generis, in cui appunto non si cerca di raccontare se stessi, come spesso avviene agli architetti ed è avvenuto a tutti noi, ma si è cercato invece di raccontare cosa ci univa e addirittura di evocare un personaggio lontano ma vicino nello spirito. Ecco, questo è il senso di questo lavoro che abbiamo fatto insieme, eh, e che io continuo a considerare importante per la mia carriera di architetto, anche se appunto è una cosa effimera. Eh, non so che cosa ci è rimasto, forse addirittura è stato tutto distrutto, come è giusto che avvenga per alcune cose eh, troppo legate a un momento storico preciso. E certamente eh, Aimonino ha risentito di questa individuazione della tipologia come diciamo, il modo per scoprire l'aspetto sociale dell'architettura, cioè il legame tra l'architettura e la comunità che si esprime attraverso sì, delle regole, che però sono regole create non dagli architetti nella solitudine dello studio e nemmeno dalla società direttamente, ma da un legame stretto tra l'architettura e i bisogni della società, non solo i bisogni, naturalmente le idee, le aspirazioni, i sentimenti della società. Sono stato, come dire, allievo di Aimonnino che era, era assistente di Guaroni, quindi ho fatto l'esame di urbanistica assistito da Carlo, naturalmente con la sua straordinaria ironia. Eh, Aimonino metteva, metteva in luce gli aspetti deboli, ma poi diciamo, a un certo punto sorrideva guardando con interesse quelle che invece erano appunto le poche cose che forse potevano interessare anche lui. E Quindi alla fine mi permise di fare quello che volevo, mentre di solito gli assistenti... Eh, sono abbastanza vincolanti. Amava i suoi allievi e quindi diciamo riusciva a dare freschezza a questi colloqui che si svolgevano intorno a questi tavoli. Alcuni erano, non mi ricordo se già erano allora in forma di ragno, cioè tutti si sedevano intorno, però poi c'era il capo che stava a uno dei, dei punti fondamentali del cerchio con una... Con una oltre una leggermente diversa da quella degli altri. Un grande protagonista della nostra cultura che, diciamo, forse proprio con la sua autoironia, ha aiutato a vederlo non come un grande personaggio, ma come una persona, diciamo, della vita quotidiana, una persona che si può incontrare per strada, che, che ci può raccontare una barzelletta, che... Diciamo, vive insieme con noi. Questo, qui, è, è un'eredità un molto importante di Carlo. Allora, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche... Ah, penso che si senta, no? Così? Un pochino più vicino? Ok. Eh, buon pomeriggio anche ai nostri amici che ci seguono da casa. Eh, saluto eh, Patrizia e... Patrizia, ci sei? E, e Alberto? Alberto ci sono. Ciao, ciao, ciao. Eh, perfetto. Eh, allora, eh, due parole su questa sessione che chiude il cerchio eh, di, di, di questo convegno che parte con la parola progetto, attraversa la città e eh, eh, naturalmente non può che arrivare alla dimensione politica no? di, di, eh, del rapporto tra progetto e città. Eh, il progetto per la città si invera nell'agire politico? La città è sintesi politica per eccellenza, la, politi la politica è sintesi per forza di cose di città e progetto. Eh, Aimonino eh, è un architetto che questa dimensione politica, come sappiamo, l'ha praticata in maniera eh, come dire, indiretta attraverso il suo fare di progettista, ma anche in maniera diretta assumendosi ruoli anche importanti, non sottraendosi a delle responsabilità importanti, come vedremo. E, e naturalmente ne fa una figura eh, a tutto tondo questo, eh, questo aspetto e, e la politica però, per Raimonino, è sempre il luogo obbligato affinché le prospettive di cambiamento non rimanessero ipotesi astratte. La sua capacità di visione e la sua consapevolezza tecnica sono la base dell'identità e dell'azione politica che lui porterà avanti su più livelli in vari momenti della sua, sto della sua storia. All'origine, naturalmente, vi è, eh, vi è la polis, questo è evidente, eh, ma non è un fatto scontato, perché eh, Quaroni parlava, parlava di città fisica e città sociale, parlava di civitas e urbs. Eh, il, il senso, la densità politica del termine polis è, eh, è come dire, mh, maggiore perché coinvolge come dire, la, la vita attiva. No? La vita attiva, eh, naturalmente in riferimenti ad Anna Rand, come nella città Stato, il bios politicos di Aristotele in qualche modo. Eh, questa dimensione civile della polis, eh, ereditata però, eh, dalla modernità eh, in maniera un po' distorta, in una città nella quale diciamo la strattezza anche degli strumenti di governo hanno allontanato in qualche modo la partecipazione, ne fa come dire un valore che in quel momento sembrava venir meno. Ecco, Aimonino lo riporta al centro, lo riporta al centro partendo da, dalla città. Ma da che città? Dalla città reale, dalla città vera, la città delle persone, non la città immaginata dagli architetti, non come l'avremmo voluta vedere noi. No? non la città delle carte, non la città dei piani e delle zone omogenee, ma cerca di proiettare questa dimensione proprio sulla città così com'è. È uscito un libro recentemente eh, di Carlo Galli su Platone che si chiama Platone la necessità della politica. Vi leggo due righe. La Gallipolis di Platone non è prima della storia, nell'età nell dell'oro né dopo la storia, nel futuro dell'utopia. È qui e ora, è il metro per decidere e giudicare le città reali. Quindi la città com'è? E la città come fieri e non come factum. Quindi una città da assumere nella sua forma Urbis in modo tale che quella forma possa essere in qualche modo modificata. E naturalmente la declinazione della città per parti, che è venuta fuori più volte anche oggi, è un aspetto di questa questione abbastanza centrale. No? Perché la città per parti è una città delle differenze da tenere in modo, insieme in modo non, non omologante, e quindi un progetto politico dove le singole parti hanno una loro autonomia coevolutiva. Ma hanno anche una loro capacità di partecipare alla costruzione collettiva del tutto. Quaroni immaginava per la città una qualità diffusa che è sempre sembrata un po' come dire una scommessa al ribasso: no? perché poi nel momento in cui parlava di qualità diffusa disegnava le barene di San Giuliano. Ecco, ehm, Aimonino questo ce lo ha chiaro no? dai primi progetti portare la qualità architettonica in, per frammenti in quelle parti di città. Al Gallaratese punta il compasso al centro e definisce un luogo centrale. Nel campus di Pesaro costruisce una griglia che in qualche modo parte da un castrum. E quindi diciamo un modo di portare e Di ragionare sulla, sulla qualità, sulla bellezza dell'architettura, una bellezza che, come vedremo, è una bellezza kantianamente aderente e quindi non assoluta, che somiglia molto di più all'adeguatezza di Lukács, piuttosto che appunto a una bellezza misurata soltanto sulla dimensione estetica. Questo realismo di Aimonino. Eh, a me viene in mente di definirlo come un realismo immaginifico. E in questa, questa dimensione che parte dalla città reale e diciamo, mette in gioco l'immaginazione, c'è quel, quello scarto no? tra l'automatismo curatoriano del progetto e invece l'invenzione straordinaria no? dei, dei progetti di Carlae Monino. Eh, cito un frammento di una sua intervista. Non esiste immaginazione, prima usa fantasia e poi si corregge. Dice, non esiste immaginazione che non sia vista dalla parte della ragione, dalla parte della dialettica del concreto. Rispondo con una citazione di Aldo Rossi. Mi sembra importante che la realtà e l'immaginazione costituiscano i due termini di un progresso civile o almeno di un miglioramento della città. Ecco, questo Aimonino ce l'aveva molto chiaro anche con quella sua dimensione ironica, distaccata, l'idea che si potesse partecipare con l'architettura al miglioramento della qualità della vita urbana, anche magari con un progetto imperfetto, anche con un progetto non realizzato nel migliore dei modi, anche, anche ad Avellino, dove quel progetto in qualche modo è stato è misinterpretato e insomma, realizzato in una maniera che assolutamente non è conforme a quello che lui prevedeva. Tuttavia questa idea di portare comunque a casa un risultato che è un risultato che migliori la qualità della città è un tema assolutamente centrale ed è un tema politico questo, assolutamente politico. Noi oggi abbiamo per eh, dare avvio a questa sessione politica due ospiti che eh, incarnano due passaggi fondamentali della vita di Carlo Monino. Carlo Monino è stato rettore allo IUAV dal 1974 al 79, eh, e Alberto Ferlenga in questo momento è rettore. Più o meno uscente non so quanto uscente quanto ancora rettore ma insomma eh, diciamo ha incarnato questo ruolo patrizia gabellini eh, è stata assessore al centro storico al comune di bologna e eh, due parole sul eh, su quella vicenda del rettorato e due parole sull'assessorato di carle monino e poi e poi eh, presenterò gli ospiti eh, come rettore mi piace ricordare due cose. Eh, intanto mi piace quella definizione che dà Guido Zucconi del fare ordine da sinistra, cioè lui arriva a Venezia e fa ordine da sinistra. E tre questioni fondamentali. La prima è quella dei dipartimenti. Aimonino è responsabile del PC per le politiche universitarie e quindi. Partecipa in qualche modo all'elaborazione della legge sulla riforma, la 382 che uscirà nel 1980. Ma nel 1976, un anno dopo, due anni dopo, diventato rettore, sperimenta in anticipo questo nuovo progetto culturale basato proprio su una struttura per dipartimenti, cercando in qualche modo di governare quella diaspora degli specialismi che in qualche modo si stava affacciando. <coughs> Già allora. Il secondo aspetto fondamentale del suo rettorato è l'impegno civile su Venezia, l'apertura dello UAV alla città. Lo UAV era stato, diciamo, una, una specie di monade protetta eh, e aveva, aveva lavorato molto poco scambiando con la città. Ecco, questa sua dimensione della vita attiva che ritorna, ritorna anche con il rettorato e quindi... Questa idea di partecipare alla vita e alla crescita culturale della, della società civile di Venezia è un altro tema centrale del suo rettorato. La terza questione che mi fa piacere eh, ricordare è l'inaugurazione del 1975 nel trentennale del 25 aprile della, eh, della Aula Magna sotto il suo rettorato, Aula Magna nella quale... Eh, Scolpisce una frase di Gramsci istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Eh, quindi diciamo un'interpretazione eminentemente politica di questo ruolo. Subito dopo, subito dopo il rettorato, eh, Aimonino arriva a Roma chiamato dal, eh, dal nuovo sindaco Ugo Petere. Eh, e Diciamo dal, dall'81 all'85 eh, svolge questo ruolo di assessore al centro storico che era stato precedentemente, nella giunta di eh, Giulio Carlo Argan, eh, di eh, Vittoria Calzolari. Nel momento in cui arriva, mi piace ricordare ehm, quella, quella frase che eh, citata da, da Pecoraro. No? Che dice. Eh, non sono qui per fare l'architetto, mi sembra molto molto bella no, questa cosa, non sono qui per fare l'architetto. In effetti ce lo dice testimoniandolo in prima persona no? che eh, loro nel progettare gli interni i dipendenti dell'amministrazione avevano carta bianca e forse lì magari diciamo un po' di sofferenza d'architetto immagino che eh, l'abbia patita, però... Diciamo, mi sembra molto molto no, interessante questo approccio al, al ruolo dell'assessorato. Il secondo aspetto che mi piace ricordare è l'idea che, ehm Molino, nel momento in cui arriva dice non cambierà nulla rispetto all'assessorato di Vittoria Calzolari, in realtà cambia tutto, cambia tutto e annuncia una eh, forte continuità con quell'assessorato, però smentisce diciamo, quella politica eh, che veniva diciamo in qualche maniera dalle esperienze bolognesi eh, e che eh, si era inverata negli interventi di Tordinona e che eh, in qualche modo diciamo eh, mirava ad un recupero tipologico eh, eh, a fini sociali certamente di grandissimo interesse però si capisce subito che Monino come assessore pur Svestendosi dei panni di architetto, puntava, puntava ad altro. Il centro storico era stato congelato nel 1967. Lo sappiamo, con la vicenda della Camera dei Deputati, il centro storico di Roma è rimasto completamente bloccato, paralizzato. E quindi, nell'81, nel riprenderlo in mano, eh, c'è come dire l'idea di eh, rilanciare il ruolo. Del centro storico di rilanciare il ruolo della città politica, aprendola in qualche modo alla città. Eh, ieri, in una delle interviste, non mi ricordo quali, ne abbiamo ascoltate molte. Eh, dice a un certo punto la città politica eh, si comporta come gli inglesi a Calcutta, no? Dentro Recinti, bisogna aprirla, bisogna aprirla alla città. E questo lui lo farà perseguendo un progetto di integrazione. Eh, anche con le periferie, eh, che sul piano culturale naturalmente va in piena sinergia con eh, l'opera di Renato Nicolini, che era cominciata qualche anno prima e che in qualche modo cercava, come dire, di abbattere le barriere tra centro e periferie. Nella città, per parti, il centro storico in quella esperienza è la parte per il tutto. Ma. Eh, la cosa che a me sembra più interessante, eh, e mi avvio a chiudere naturalmente, ehm, la, la dice Aimonino in un articolo pubblicato su Casabella nel 1983, firmato insieme a Panella, che sarà diciamo, la sua eh, spalla, diciamo, il suo alter ego, eh, il suo completamento in qualche modo in questa esperienza, eh, che a mio modo di vedere, può essere interpretata come il diritto al centro storico. Il centro storico ad il è il centro storico stesso, scusate, ad indicare il contenuto principale del suo progetto, la massima valorizzazione a fini sociali delle sue strutture e dei suoi beni culturali. Ciò significa adoperarsi perché il centro storico divenga un vero e proprio servizio collettivo e questo mi sembra già un aspetto fondamentale, appunto, diritto al centro storico per tutti. Secondo aspetto centrale è l'amministrare per progetti che naturalmente è una grandissima novità e è la novità vera rispetto all'assessorato di Vittoria Calzolari. Ci muoviamo in sostanza nell'ottica di un controllo pubblico complessivo dell'economia e della società, scrivono Aimonino e Panella. Che assegna al comune un ruolo fondamentale di vero e proprio governo locale. In questo Emonino anticipa di nuovo, come sulla legge della quale parlavamo prima, sull'università, anticipa una visione che riporta la città in autonomia rispetto allo Stato centrale, alla dimensione della polis, cioè alla dimensione di città-stato, che è al centro dell'agire politico. E pensate che la legge Verona Capitale. È una legge del 1990, quindi che arriverà nove anni dopo, no? Eppure Aimolino parlerà sempre di progettare Roma Capitale in autonomia, appunto, rispetto allo Stato centrale. Ciò significa, scrivono ancora, amministrare per progetti. Significa poter scegliere tra gli strumenti disponibili quelli più idonei agli scopi. Significa infine potere e volere selezionare le risorse e con esse le forze sociali che gestiranno nel concreto, nel concreto le trasformazioni. Realismo immaginifico. Naturalmente aspetto, come dire, questo aspetto esce fuori anche... Nella, eh, non solo nella sostanza di questa politica, ma anche nella forma, nella denominazione. L'ufficio per il centro storico non si chiama genericamente assessorato per il centro storico, ma si chiama assessorato per gli interventi sul centro storico, nemmeno per i progetti, per gli interventi. <coughs> e mi sembra molto chiara no, questa, eh, questa linea. Così come a Venezia, dall'università, aveva aperto lo UAV alla città, Arrivato a Roma, cerca naturalmente subito una sponda nel Dipartimento allora nascente di architettura e analisi della città che aveva progettato per lungo tempo eh, ma, eh, Fiorentino e che eh, diventa in qualche modo l'appendice, anche in questa sua denominazione, no? l'appendice eh, scientifica in qualche maniera di questo assessorato, architettura e analisi della città. E, e naturalmente in questa volontà di lavorare e di agire per progetti, c'è quell'idea di lavorare per soluzioni e non più per modelli. È davvero una, una novità incredibile. Eh, Boigas, classe 1925, quindi un anno in più, ancora in bontà sua, sta là. Eh, eh, classe 1925 dice Ideando solo ciò che si può progettare, dice, lavoravamo ideando solo ciò che si può progettare, ovvero ciò che è pensato per essere realizzato. Mi sembra, come dire, lo stesso progetto di, di Carlo Emonino. Io l'ho incontrato a fine mandato, l'ho incontrato nel 1985-86. In realtà avevo partecipato ad una battaglia nel, nel 1982 per salvare quell'intervento del quale Sara Marini ha fatto vedere un'immagine a Todi e, eh, e Portoghesi ha parlato diffusamente oggi in chiusura. Eravamo in quattro contro 3-4 mila, eh, andò, andò malissimo naturalmente, fu un bagno di sangue. Io ero appena iscritto alla facoltà di architettura. Facemmo, tentammo di raccogliere qualche firma per salvare questa idea che veniva dopo un eh, ehm, tragico evento no? nel quale morirono molte persone nella mostra dell'antiquariato e arrivò questa proposta interessante no? di, di Aimonini e portoghesi di piazzare questa grande struttura al centro della piazza di Todi, una delle piazze più belle dell'Italia centrale. Naturalmente non c'è stato niente da fare. Eh, mi ricordo pubblicati sul Corriere dell'Umbria degli schizzi di Paolo Portoghesi. Devo dire molto belli, molto belli, che inquadravano diciamo, questa struttura eh, al centro della piazza. E sì, allora probabilmente quell'intervento sarebbe stato eh, un intervento temporaneo di valorizzazione, di sperimentazione anche delle potenzialità di quel luogo in maniera diversa andò diversamente fu montato al campo sportivo rigorosamente extramenia e naturalmente rimase lì ad invecchiare per un paio d'anni finché non fu smontato per farne un deposito di qualche tipo veramente veramente un peccato e ecco però dico io a roma l'ho incontrato nel 1985 quindi l'ultimo anno eh, nel quale nel quale lui teneva un corso con tutto il gruppo dei suoi vecchi assistenti, poi lo ricordava Paolo Desideri, eh, è arrivato lui, eccetera. Lo trovai stanco, lo trovai stanco, eh, era, era abbastanza, come dire, disamorato. Eh, io penso che Carlo Emonino in quella vicenda sia rimasto da solo, sia stato in qualche modo tradito lui, in realtà. Questa fedeltà al tradimento della quale si parla, io come dire la, la vedo c'è un, un altro tradimento sotto eh, e forse diciamo la responsabilità di, di quel tradimento è dalla parte dell'accademia di, eh, di, di, di amici e, e magari magari questa cosa la scriverò con un po' più di calma e, e, e ne parleremo e ne parleremo in un altro momento però 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 Aimonino rimase solo. La fine di quell'esperienza è nota, ma non era così scontata: non era per niente detto che lui se ne andasse da Roma. Lui se ne è andato da Roma perché, perché Roma, il suo ambiente in qualche modo, non ha seguito questa dimensione della volontà operativa. Tutti i progetti che sono stati prodotti, la gran parte dei progetti che sono stati prodotti sotto quell'assessorato non dalla parte dell'amministrazione, ma dalla parte nostra, sono stati progetti che ambivano a, a cercare spazio nelle riviste, non spazio nella città. E questo, secondo me, è, è, un, è stato il problema più grosso eh, che Aimonino eh, che ha incontrato in quell'esperienza. Non che sarebbe andato diversamente, forse. E forse, sempre come dice Pecoraro, bisognava fare quello che diceva Carlo. Allora, davvero sono molto felice di coordinare questo, eh, questa prima sessione, eh, questa prima parte della sessione politica con due ospiti d'eccezione. Eh, li ringrazio naturalmente, eh, l'ho già detto, eh, sono tutti e due coinvolti in maniera diretta in questi due ruoli appunto eh, che Aimonino ha ricoperto in continuità, quindi dal 74 all'85 passando da Roma a Venezia. Alberto Ferlenga è architetto, architetto progettista, è rettore dell'Università di Venezia, professore ordinario di composizione architettonica urbana, ha insegnato per 12 anni a Napoli. E secondo me, questo un po' si vede nel suo percorso. Una traccia a questo passaggio napoletano l'ha lasciata. È stato direttore della scuola di dottorato dello UAV, redattore di Lotus e Casabella negli anni 80-90-2000, fondatore e presidente della rete Villard, accademico di San Luca dal 2019. Ha curato molte mostre. Eh, le città immaginate, che la prima mostra di architettura che io ho visto partendo da Roma. E andando a Milano nel 1987 da studente, eh, era una forse una delle sue prime curatele. Poi, naturalmente, varie mostre su Aldo Rossi nel 91, nel 99, nel 2004 e poi quella in corso al Maxi adesso. E varie mostre anche per la Triennale di Milano, nel periodo nel quale eh, lui è stato eh, direttore del settore architettura. Eh, cito L'Architettura Mondo Comunità Italia e Ricostruzioni. Eh, tra i suoi progetti, eh, Le Piazze di Castiglione, di, di Castiglione delle Stiviere, in centro storico, e la scuola di Mirandola, realizzata dopo il terremoto del 2012. Eh, tra i suoi libri, ricordo gli studi monografici su Picchionis, Plechnik, Vander e naturalmente quelli su Aldo Rossi. Eh, cito altri due libri per completare questa presentazione, Africa, Africa, le città romane e città in memoria come strumento del progetto. Grazie per essere eh, venuto a trovarci, anche se a distanza avremmo avuto piacere di averti qua. A te la parola. Grazie, grazie Fabrizio. Eh, ciao Patrizia. Eh, grazie a Orazio e Federica per per Questo convegno e per, per l'invito. Sì, anch'io avrei voluto, avrei voluto essere lì. Però erano due giorni un po' complicati, lo, lo, lo ricordavi? Abbiamo eletto il, quello che sarà il prossimo rettore di IUAV, che è il professor Benno Albrecht, che mi succederà nel, nell'ottobre eh, di, di quest'anno. Quindi erano stati due giorni in cui avevamo previsto possibili votazioni. Per, per fortuna sono chiuse in un'unica tornata. Insomma, adesso abbiamo. Un nuovo, un nuovo rettore architetto. Eh, beh, non è facile, non è, non è veramente facile dire qualcosa di, 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 di sensato dopo quello che è stato detto, che ho sentito adesso, le interviste, quello che sarà sicuramente stato detto nella giornata di ieri a cui non ho assistito. Eh, eh, io ho, ho preso un punto di partenza, un punto di vista particolare, forse no, non particolarmente noto, in parte sì, perché mi è sembrato un buon punto di partenza per cercare di, di, di sottrarmi un po' da un, un rischio di ripetizione o di strumentalizzazione ehm, attenendosi alla lettera ad alcune questioni, come la politica. Noi sappiamo benissimo che il tema della politica anche in questi ultimi anni è stato oggetto di, proprio considerando alcune figure, alcune figure, come, come Carlo Imonino, come Aldo Rossi, eccetera, è stato oggetto anche di una sorta di revival, in qualche modo. Assolutamente fuorviante dal mio punto di vista, e anche, devo dire, ehm, poco al corrente, al corrente dei fatti. A me interessa di più capire eh, invece due questioni: partire da due questioni. Quella che è stata una Diciamo così, una forma di politica che comunque è comunque presente, eh, la politica culturale che è stata frequentata da, alcune, da alcuni personaggi per eh, considerare come alcune figure, eh, come quelle di cui, co come Carlo Aimonino, ma come, come altre figure, sarebbero e sono importanti invece per una visione politica oggi, per una visione aggiornata nel momento che noi stiamo attraversando. Insomma, in qualche modo è un vecchio tema che a me piace molto, che è stato il tema che mi ha portato, come ricordava Fabrizio, a ripercorrere le strade di alcuni architetti eh, di un passato anche... In, Parzialmente recente, che è la eh, lettura in funzione dell'utilità, cioè dell'utilità particolare che all'interno di un mestiere particolare come quello degli architetti, che tende a dover riconsiderare eh, periodicamente la propria cultura, i propri precedenti, a rileggere continuamente anche le stesse cose. Per superare anche i compiti e per, e per affrontare eh, i compiti che il tempi, i diversi tempi eh, pongono davanti a lui, beh, questa, questa funzione eh, fondamentale, a mio avviso, questa necessità di lettura, quell'utilità che può essere tratta da queste letture, è dal mio punto di vista una. Eh, possibile punto di partenza per evitare di, di ripetere alcune questioni che hanno alcuni, alcuni limiti. Dico subito che il mio punto di partenza è stato, poi non avrò tempo né per, né per leggere vari, eh, vari spunti che possono venire da quello che sto dicendo o d'altro, ma il mio punto di partenza è stato un carteggio, sostanzialmente. Un carteggio che è durato nell'arco di. Eh, eh, insomma, di una trentina d'anni fra due amici, sostanzialmente, come, come erano Aldo Rossi e Carlo Emonino. Un, un carteggio, devo dire, eh, di carteggi ne ho visti tanti, ma un carteggio abbastanza, di carteggi fra architetti, un carteggio abbastanza inusuale rispetto alla continuità anche alla sorta di ripresa continua di alcuni temi un carteggio che io credo andrebbe, andrebbe considerato spesso non è stato considerato un carteggio in cui al di là dei quadri ufficiali e dei quadri politici due oggi diremo ragazzi stiamo parlando di due persone una delle quali aveva circa 25 anni l'altra circa 30 nel momento in cui si, è, si conoscono, che trovandosi all'interno di un quadro sicuramente politico, la conoscenza poi avviene tra il, il Magistero di Quaroni, la Scuola dei Frattocchi, la Casa della Cultura di Milano guidata da Rossana Rossano, Eccetera, eccetera, però dipanano un percorso tra loro una, una, un dialogo che è abbastanza lontano, devo dire, dalle, eh, dai luoghi comuni della politica così come l'abbiamo conosciuta. E se dovessimo parlare della politica e della politica, come è stata raccontata, anche i, 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 i passaggi che conosciamo, le carriere accademiche, le carriere, eh, le carriere amministrative, eccetera, eccetera, dovremmo parlare in fin dei conti, dovremmo parlare di una, di una sconfitta. Ne parlava Fabrizio alla fine rispetto a, a dei casi più, eh, più recenti, ma la sconfitta è stata una sconfitta più, più grave, forse il più lucido, uno dei più lucidi eh, eh, così, come dire, interpreti di questa eh, visione pessimistica. È stato Piero Bottoni. Piero Bottoni nel, già nel 1947 scriveva. In, un, in lettere tra l'altro di questo, questo carteggio poi fra, fra amici di cui, di, di cui vi dico, che insomma in fin dei conti l'ipotesi politica a cui eh, nell'immediato eh, dopo ricostruzione alcuni giovani, giovanissimi architetti si erano, di cui si erano occupati, eh, in cui si erano stati coinvolti, in cui avevano militato, già nel 1947 poteva dirsi Fallita. Già nel 1947 per quanto riguarda gli aspetti territoriali, alcuni aspetti di grande respiro, poteva dirsi nel suo complesso fallita, salvo poi ovviamente eh, far, far, far vivere alcuni momenti anche molto importanti dell'urbanistica, innovativi dell'urbanistica o dell'architettura, per frammenti, ma nel suo complesso una visione che avrebbe prodotto abbastanza poco eh, in, in Italia come conseguenze dirette ma avrebbe prodotto molto eh, in altre parti del mondo. Avrebbe prodotto molto, eh, per esempio, in Spagna, avrebbe prodotto molto in Germania. È singolare questa cosa. A me ha sempre abbastanza stupito questo, questa, questo dibattito, eh, questa necessità di ricostruzione di una politica culturale necessaria cioè non, non era un vezzo teorico, leggendo molti brani di lettere che si scambiano Carlo Imonino e Aldo Rossi appunto nell'arco di, di 30 anni, quello che esce è sostanzialmente la necessità di adottare una eh, politica, culturale, una cultura sostanzialmente differente, nuova, perché la cultura precedente non era una cultura adatta a sostenere i compiti che il tempo quel tempo particolare che era in fin dei conti ancora il tempo della ricostruzione, eravamo ancora in quegli anni, I primi, le prime eh, lettere sono delle lettere della fine, della metà anzi, degli, degli, anni, degli anni 50, insomma per affrontare quei compiti che si ritenevano essere dei compiti, i nuovi compiti per un ruolo possibile degli architetti. Eh, questo tipo di costruzione eh, sicuramente ha avuto un esito molto discontinuo, molto episodico, in, in, in pochi luoghi è riuscito ad arrivare anche a delle, a delle formule che hanno anche giustamente, hanno fatto, hanno fatto storia, come in alcune, in alcune città italiane, hanno avuto invece molta più rilevanza nella vera e propria ricostruzione di altri luoghi. Ne parla Manuel de Sola Morales eh, per la ricostruzione, così viene chiamata, di, di, di Barcellona degli anni Ottanta, ne hanno parlato in molti per la ricostruzione di Berlino di quegli stessi anni. Come se la cultura di appartenenza di tutto questo fosse sostanzialmente da ricercare in quel dibattito molto innovativo, molto profondo, molto proficuo che si basava su alcune cose, come è stato detto, che è il dibattito che si incomincia a costruire sicuramente in ambito politico eh, nell'immediato dopoguerra, a partire dal, da, da alcune figure note, e che poi eh, si dipanerà in forme e in luoghi diversi. Eh, io sarei quasi per un annullamento di questo, diciamo così, di questo quadro politico generale. Annullamento perché era un quadro politico generale che tutti... O quasi tutti gli architetti coinvolti in quel tempo. Carlo Imonino, nell'intervista nell di prima, eh, diceva: Beh, eravamo tutti di sinistra. Eh, in, altre, in altri scritti diceva: eh, Eravamo tutti comunisti. Eh, eh, beh, questo era lo sfondo comune, era lo sfondo comune che, che riguardava sostanzialmente tutti e non solo gli architetti: e che riguardava l'essere in, un certo tipo di intellettuale italiano nella in una collocazione di responsabilità rispetto alla ricostruzione di un paese che era il fatto emergente. La risposta poi, le risposte sono state diversificate. Ma forse incominciare ad annullare questo, 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 questo dato, che è un dato scontato, in un certo momento, in quel momento tutti sono stati coinvolti in questo tipo di eh, responsabilizzazione e coinvolgimento, che ha avuto poi le sue estreme conseguenze, io e quelli della mia generazione siamo stati un po' forse le, le ultime conseguenze, perché poi è una... È un coinvolgimento anche che si è dilungato eh, sicuramente fino eh, agli anni Ottanta, compresi, che ha avuto poi diversi, diversi esiti, non altrettanto però eh, è stata eh, forte la capacità di costruzione di quella cultura di cui dicevo, che era il vero, il vero tema a mio avviso, la vera questione innovativa. Cioè la cultura architettonica, sto parlando di cultura architettonica, eh? poi ci sono cultura specifica, cultura nell'ambito del fare architettura, di chi costruisce, progetta e deve necessariamente dotarsi di una cultura diversa, anche se alle sue spalle nel passato ha avuto grandi interpreti, grandi interpreti ma non ha avuto, se non molto raramente, invece una cultura d'appoggio sufficiente per dei compiti che erano nuovi. Un paese distrutto era qualcosa come poteva essere l'Italia o la Germania negli anni del dopoguerra era qualcosa di nuovo, indubbiamente, in uno scenario. Raramente una categoria come quella degli architetti aveva dovuto confrontarsi con questo tema. Bene, ci sono in questo caso un duplice, duplice aspetti. In questo carteggio ci sono tante cose molto interessanti. Il carteggio, tra le altre cose, ha un suo momento di, 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 di particolare drammaticità, questa volta tutta politica nel 1956. 56, di fronte ai, ai fatti d'Ungheria. È stato un fatto traumatico, fortissimo. È difficile per noi, per noi capirlo. Eh? È, molto, è molto difficile oggi capire come l'Ungheria sia stato un momento drammatico nel dibattito che aveva avuto un certo tipo di andamento, con discussioni e così via, fino a quel punto, anche, anche in Italia, non solo in Italia, e da un certo punto in poi diventa invece dirompente: esplode, esplode e, e separa famiglie, amicizie. Eh, sarà per Rossi, tra l'altro, il. Uno dei motivi di un allontanamento dal Partito Comunista, eh, eh, Carlo Imonino cercherà in questo di trattenerlo, che progressivamente si farà eh, definitivo. Eh, Carlo supererà questa, questa fase, richiederà, richiederà a tutti, eh, per affrontare questa situazione difficile, di mh, dire, considerare l'aspetto, di non prenderla con leggerezza, di considerare gli aspetti anche di tragedia che questo aveva comportato rispetto a una eh, forma di militanza particolare. In quegli anni, però, per esempio, in una, in una lettera del, 50, del 57, dove si torna ancora sui fatti, sui fatti dell'Ungheria, in una lettera da Capri del 57, eh, Carlo scrive. Eh, in risposta a una breve lettera di, eh, di Aldo, «la grossa questione è come inserire il nostro lavoro di architetti nel movimento più generale. In un primo tempo, questo nesso credemmo ritrovarlo attraverso formule che si, rivela si rivelarono poi piattamente schematiche. Poi ritenemmo giusto stabilire un'indipendenza che per certi aspetti era necessaria, ma per altri versi del tutto astratta. Volevamo o dovevamo ricostruire l'orto che fosse Solum». Allora anche qui c'è credo una forma dalle lettere anche di maggior eh, eh, come dire, minor schematismo sicuramente. Beh, eh, e Echeggiano ovviamente sia nella parte successiva della lettera si, si evocheranno le, le, le grosse polemiche con degrada all'interno all del partito, il, il realismo socialista, ehm, il, il, il dibattito arte rivoluzione eccetera eccetera, ma echeggia anche il tema dell'autonomia. E, e, e c'è anche una forma nel 57, una forma di autocritica sull'autonomia e sull'autonomia dell'architettura, che eh, si ritiene nel 57 di aver affrontato in forma astratta e che invece, poi lo si dirà in altri, eh, in altri passaggi, dovrà essere mediata poi con conoscenze reali perché l'architettura, o anzi per meglio dire, per modificare il contenuto citando del nostro lavoro rendendolo più aderente alla realtà. Allora anche qua una forma, se volete, non di realismo nel senso del, del realismo socialista, ma di realismo nel, nel considerare che indubbiamente l'architettura doveva essere estratta dal eh, proprio ambito culturale, dentro il quale si era progressivamente impoverita. Essere collocata e raffrontata e arricchita anche con innesti da parte di altri saperi, conosciamo tutto la vicenda di quegli anni, i rapporti con i filosofi, con gli antropologi, con i geografi, eccetera, eccetera. Ma che tutto questo non dovesse essere considerato una forma appunto astratta di autonomia, ma il modo migliore per entrare per nella realtà e di contribuire appunto alla, alla realtà. C'è un passaggio interessante anche in una lettera successiva perché risponde a una. E, e, e riguarda una parte, un'altra parte anche qui politica, di politica culturale, del, del lavoro di quei giovani, giovanissimi eh, eh, architetti molto giovani che in quegli anni si misurano con un tema indubbiamente importante. Importante perché nella storia dell'architettura italiana quel tema si era posto forse l'ultima volta nell'epoca neoclassica, nel Rinascimento, in poche epoche in cui questa forma di coscienza o conoscenza collettiva, quantomeno per frammenti, fosse stata, eh, fosse stata tentata. Carlo risponde a un, a un testo che è uno dei primi testi di, di Aldo Rossi, anzi, poi questo lo si sa poco, ma è il, in realtà la vera tesi di Aldo Rossi che eh, in, nel tempo di questa lettera aveva 25 anni e si, si laureerà eh, In realtà, tre anni dopo, quattro anni dopo, era ancora uno studente di, di architettura. Ed è il testo sull'architettura neoclassica, sull'architettura neoclassica milanese. E ci sono degli scritti e c'è un, dei brani bellissimi della lettera di Carlo Imonino. Eh, che il testo era stato eh, riportato su, su Società, sulla rivista Società, in cui dice, beh, insomma, ho capito come sia necessario sostanzialmente la rilettura di parti dell'esperienza dell architettonica del passato nel momento in cui ci consegnano, appunto rileggendole, importanti considerazioni sul nostro lavoro e sul presente, che è un aspetto fondamentale, perché è un aspetto fondamentale su cui entrambi in modalità diverse sono misurati. In modo forse più, più, più continuo più, più eh, se vogliamo, da questo punto di vista, più militante, rossi dalle pagine di, di Casabella, ma in modo sicuramente non episodico, nella sua storia continua delle città, Carlo e Monino. La necessità di tornare a leggere anche le vicende del passato, perché gli architetti, nel momento in cui rileggono il passato, sono condizionati dal proprio presente. E quindi in quel passato ritrovano qualcosa che può essere appunto utile. E che è sicuramente utile non come atteggiamento generale. Generale, nel momento in cui si tratta di ricostruire una, eh, ambito, uh, un ambito e, e delle strumentazioni culturali, vent'anni eh, dopo eh, c'è una, una lettera. Mh, Fabrizio citava l'esperienza di, 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 di Carlo allo Uav. In realtà, eh, non è così vero che lo Uav non fosse stato precedentemente aperto e interessato alla città. Cioè, tenete per esempio. Ed è un dato abbastanza importante che negli anni '50 eh, Saverio Muratori e Trincanato avevano fortemente lavorato sulla città. Certo, non era il coinvolgimento diretto che poi avrebbero avuto altri architetti, De Carlo Benevolo, lo stesso Imonino, eccetera, eccetera. Ma è un coinvolgimento culturale che anticipa un tema importante di cui vorrei dire due, due cose, e che è quello della conoscenza, cioè della necessità della conoscenza dei luoghi per eh, poterne attivare una trasformazione positiva, che è un tema fondamentale in, in Carlo Imonino. Eh, Carlo scrive a Aldo Rossi che sta per ritornare. A Venezia. Aldorossi era stato chiamato Venezia negli anni 60, i primi anni 60, proprio da, da, da Carlo Imonino come, eh, come, suo, come suo assistente. Eh, poi tornerà a Milano, eh, poi Milano verrà chiusa. Lo sappiamo, alcuni di noi lo sanno bene, mi sono iscritto proprio in, mentre era chiusa nel. nel ed era condotta dagli studenti, era auto-organizzata dagli studenti nel 73, l'anno della eh, triennale diretta da, eh, da Aldo Rossi. Eh, andrà a Zurigo e, e, e Carlo farà di tutto poi per richiamarlo ehm, a Venezia e convincerà Astengo, parlerà con Tafuri, insomma, costruirà poi le premesse perché appunto possa eh, concretizzarsi il ritorno di, di, di Aldo. E gli scrive. In una di queste tante lettere in cui si incomincia a parlare del programma da fare, della necessità di organizzare un gruppo e che questo gruppo doveva basarsi sullo studio delle città, la scuola si sta faticosamente trasformando e non sarebbe male impostare un lavoro di ricerca e di elaborazione per giungere a degli atlanti comparati e a dei manuali. È un vecchio sogno, come sai, al quale credo non ci possiamo sottrarre. È un tema molto importante, eh, poi probabilmente altri avranno parlato, si potrà accennare, come poi anche i manuali del restauro siano stati anche la concretizzazione e del recupero, la concretizzazione poi del periodo dell'assessorato eh, romano di Carlo Imonino. Ma in questo vecchio sogno, in questa prefigurazione eh, de, di come potesse essere una linea formativa specifica per quel nuovo architetto, eh, politico, se vogliamo, ma indubbiamente legato una, a una cultura eh, differente, che, 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 che quel gruppo col collettivo, quel collettivo di persone voleva formare, la conoscenza dei luoghi è una, conoscenza, è una questione fondamentale. I luoghi devono essere conosciuti, i luoghi cambiano, i luoghi devono essere eh, programmaticamente ed episodicamente conosciuti, certo l'aveva fatto e praticato prima di loro Muratori. Cioè, Muratori inizia questo, ma la capacità di Carlo, la capacità anche politica, di politica culturale, sta anche nell'essere riusciti a sottrarre a una condizione di conservatorismo, a una eh, posizione di conservatorismo, anche qualcosa che era, era, era precedente. Alla, alla, loro, alla loro azione e che riguardava appunto per esempio le ipotesi muratoriane di letture delle città, cioè tutto questo viene ricollocato in un ambito di progresso, in un ambito diverso, cambia totalmente senso, anche se poi le azioni sono azioni per molti aspetti eh, simili. Da, da, qui da, da qui partiranno, sappiamo benissimo, alcuni libri importanti, fondamentali ancora oggi, la città di Padova, ma i, i, i libri che dal 65 al 75, Origine e sviluppo, Il significato della città, eccetera, eccetera, che ai Monino. In quel periodo incomincia in a scrivere, un po' negli anni precedenti, e poi appunto nel 75 poi avrà meno tempo per, per farlo. Appunto, chiude, eh, in qualche modo in qualche modo chiude. E partirà una un'azione che è un'azione eh, che ha, in alcuni momenti, e in alcuni momenti, devo dire, ehm, forse iniziali, in eh, alcuni momenti germinali, ha eh, consegnato. Cioè, come un esempio di quello che potrebbe essere una cultura specifica dell'architettura che sia in grado, per esempio, di dare un minimo di ragione a quel aspetto di cui parlava Fabrizio prima, cioè la qualità in architettura. Qual è la qualità di archi in architettura? Chi, chi decide nel momento in cui non ci sono più canoni, non c'è l'attinenza agli stili, agli ordini, eccetera? Chi può decidere questo? Beh, eh, prevaleva l'idea in questo uh, gruppo articolato di personaggi dotati di proprie individualità molto, molto forti che la conoscenza della città, la conoscenza dei meccanismi della città fosse qualcosa che sicuramente non dava risultati immediati, che sicuramente non dovesse essere considerato una sorta di premessa in grado di assicurare soluzioni, ma che altrettanto sicuramente dovesse costituire come una, una base di partenza inevitabile per chi in un certo momento pensa che l'architettura non debba essere in quel momento, in altri momenti lo è stata senza problemi, non debba essere solo la produzione di oggetti, ma debba essere qualcosa che, come tra l'altro diceva ha detto recentemente Rafa Moneo in una recente intervista di eh, ieri, ricordando il suo, parlando del, del, del leone d'oro alla carriera che ha ricevuto, doveva essere qualcosa che spostava progressivamente la suo, il suo interesse dalla specifica produzione dell'oggetto in sé alla capacità in qualche misura di influire e migliorare dei contesti diversi in cui si colloca. Questo passaggio era un passaggio intuito, è diventata, divenne la cifra, della, della, della scuola di Venezia. La capacità di fare i conti, anche qua interpretata malissimo nel bene e nel male, interpretata male da chi ne ha fatto una specie di dogma, interpretata ancora peggio da chi ne ha fatto una sorta di, di idolo negativo. La, anche qua leggendo le lettere c'è una, una chiarissima percezione da parte di entrambi che il rapporto tra analisi e progetto non può essere un rapporto, un apporto diretto, è semplicemente un dato, l'analisi è una lettura che gli architetti devono fare perché le città cambiano, perché cambiano progressivamente e perché la forma delle città, la forma delle città, poi ci sono le economie della città, la società, eccetera, eccetera, ha delle proprie regole e queste regole devono essere conosciute attraverso strumenti specifici, nozioni specifiche. Dalla città per parti, ai eh, rapporti fra tipologie e morfologia, eccetera, eccetera. Bene, vorrei concludere con una, con una questione per spiegare un po' meglio e per quello da, da, da cui ero per spiegare, anzi, no, per, per, per cercare di affermare, non per spiegare. Per spiegare ci sarebbe voluto molto più tempo e, e, e molta minor superficialità da parte mia. Ma ehm, c'è una un nesso che a me è sempre, sempre interessato, ne, recentemente ne ho, ne ho parlato eh, in, altre, in altre occasioni, perché ehm, credo che sia una, una questione specifica del, della, della vicenda italiana di quegli anni, abbastanza singolare. E se dobbiamo vedere gli esiti, quello che dicevo, una certa fortuna americana in un certo tempo, ma la costruzione reale di Berlino e di Barcellona in altro tempo e così via, beh, dovremmo pensare o credere che questo insieme di cose, intuizioni, progetti, Libri, riviste, Aldo Rossi e, e Carlo Imonino progettano a un certo punto. Questo si sa pochissimo: di costruire insieme una, una rivista, di cioè, fare insieme una rivista. Hanno già deciso il redattore, hanno già deciso la sede, eccetera. Poi il progetto non avverrà, non, po non sarà portato a termine, ma rimarranno collane, rimarranno altre capacità di dare senso a quella vicenda autonoma e per alcuni versi anche straordinaria che è stata l'editoria d'architettura eh, in Italia, riviste e, e libri. Bene, eh, recentemente Marco Viraghi ha scritto un libro sull'architetto come intellettuale che probabilmente eh, alcuni di voi hanno letto un libro in cui spiega bene le relazioni tra gli storici, gli architetti la politica eccetera eccetera tutto quello di cui stiamo parlando in, in, forma, più, in, in forma più ampia precedentemente il pensiero eh, vivente, che è un, un, un libro invece di un, un filosofo importante come esposito, ha trattato di una eh, caratteristica particolare della eh, eh, filosofia italiana. Um, il pensiero vivente nasce dall'idea, dall dall'affermazione, dal, che è dalla cercare di spiegare perché in un certo momento la filosofia italiana è particolarmente di moda. Gli Italian Studies hanno, conoscono una nuova, una nuova stagione di interesse, gli Italian Studies ovviamente, non c'è nel libro alcun accenno all'architettura. Bene, in quel libro ehm, quello che... Ehm, che, che sostanzialmente si, è, si, 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 si riconosce come specificità, sostanzialmente, della vicenda intellettuale italiana, sono alcune particolari capacità, che a mio avviso possono essere riproposte pari pari quasi per, per l'architettura. Eh, uno è una sostanziale eh, non finitezza, un'incapacità una, un cronica di, 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 di arrivare alla modernità, eh, un ritardo sostanzialmente. E questo ritardo, questa incapacità di chiudere il cerchio, di chiudere le, le teorie, in qualche modo, in fin dei conti noi stiamo parlando, eh, in, in, in tutti questi casi, stiamo parlando di libri eh, che sono stati intesi, in alcuni casi sbagliando, come delle sorte di... Eh, di manuali, ma in fin dei conti erano frammenti, ma erano frammenti anche per la stessa definizione che ne davano i loro, i loro autori, frammenti, schizzi, così dicevano eh, sia i Monino, sia Rossi, dei loro, eh, delle, loro, delle loro opere. Eh, nel pensiero vivente si parla di eh, una. Capacità, una incapacità di concludere, una incapacità di essere moderni fino in fondo che diventa nel tempo presente una grande occasione, cioè una grande opportunità, proprio per questo suo carattere frammentario, che la rende passibile anche di modifiche frequenti, e, come si diceva, anche di, di acquisire di accettare le differenze. Poi c'è un rapporto con la geografia, un rapporto con la geografia molto forte da Croce a Vico, nel, poi in filosofia le, le questioni sono molto... E anche qui, in fin dei conti, possiamo trovare una declinazione importante, anche se la, se la ricollochiamo in ambito, in ambito architettonico, e infine c'è un inevitabile rapporto con l'origine, con la storia con l'origine che nel caso appunto di chi stiamo parlando, nel caso di Carlo che è stato appunto in quei, in quei dieci anni poi eh, colui che è riuscito a formalizzare questo e anche a rendere chiaro questo tema della eh, necessità della conoscenza della città, del suo sviluppo dal punto di vista di un architetto per arricchire il mestiere stesso dell'architetto, anche questo tema, questo ritornare costantemente all'origine perché è inevitabile in un paese in cui l'origine è ancora tempo presente, vivo. Viviamo nei centri storici, bene, anche questo è un altro tema che può essere, credo, riportato bene all'architettura e all'architettura sicuramente che si è formata in quegli anni. Voglio concludere semplicemente dicendo questo: questi caratteri, questi caratteri molto forti, quest'opera di raccolta molto forte, molto rigorosa. Eh, quasi dolorosa. Eh, i, i, le lettere a questo punto di vista sono una specie di, di insieme fra scherzo e tragicità continua perché c'è l'assunzione di una responsabilità intellettuale molto forte. In alcuni casi si, si, si afferma l'incapacità di andare oltre, per esempio, eh, di, 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 di capire fino in fondo alcuni, alcuni nessi, c'è però una serietà di fondo una serietà è, una, è un rapporto eh, fondamentale rispetto al proprio mestiere. Bene, tutto questo io non credo debba essere oggetto di nessun tipo di revival, cioè non credo a chi parla oggi strumentalizzando dell'autonomia dell'architettura come di qualcosa che debba essere pari pari eh, eh, es estratto da una, da una vicenda e pari pari ricollocato eh, in un'altra. Non penso non credo a chi fa instaura rapporti schematici di tipo, di tipo diverso. Penso però che in quelle vicende di cui Carlo è stato un interprete importante perché più di altri capace di eh, come dire immaginare anche politicamente nel senso più ampio del termine le possibili conseguenze di, eh, di questi atti e soprattutto quelle future. Sull'immediato possiamo essere anche più, eh, meno, meno certi, forse l'immediato non solo la politica eh, italiana di quegli anni poi ha visto il fallimento di quell'ipotesi, anche la politica accademica, se vogliamo, non ha avuto degli esiti tranne in alcuni anni così, eh, così eclatanti, anche partendo da quelle stesse esperienze. Ma l'insieme però. Dei materiali che sono stati prodotti, dei materiali che noi possiamo trovare oggi nelle lettere, negli archivi e che spesso non vengono guardati, e non vengono guardati perché è più, è più facile guardare altre cose, è, è più difficile capire co come tutto questo materiale può essere utile. Bene, a me sembra che questo è un po' quello che da, dal Coté Aldo Rossi ho cercato di fare con la mostra romana, questa sia la questione veramente importante. Perché i progetti hanno una loro storia, hanno una loro fortuna, hanno una loro fama, ma poi c'è il mondo delle idee che continua. E il mondo delle idee è un mondo che può essere anche ricollocato, anche rivisto, purché si ricreino delle condizioni. Eh, Carlo Imonino ha lavorato in un momento di passaggio, ben consapevole che quello fosse un momento di passaggio fondamentale, di ricostruzione fondamentale. La mia domanda è forse... Non è così evidente, per me è molto evidente che noi oggi siamo in un momento di passaggio in cui paradigmi importanti sono cambiati, molte cose di cui, eh, di cui noi ci occupiamo sono mutate, ma rimane anche un substrato di cose che non cambiano se, se non lentamente, che noi quantomeno abbiamo la necessità di comprendere. Quelle esperienze ci hanno lasciato tra tanti progetti, tra tante, eh, tra tante opere, tra tanti disegni, però le chiavi, se vogliamo per comprendere e per passare anche eh, dal nostro presente a una ipotesi di futuro. Grazie. Grazie, grazie Alberto. È acceso il microfono? Eh, allora, due, due questioni solamente. Allora, siamo certamente, a mio avviso, in un momento di passaggio, questo non, non vi è dubbio. E eh, questo tema della, eh, della responsabilità intellettuale e di una eh, della necessità di eh, ricostruire una cultura di appoggio per il nostro mestiere, per l'esercizio del nostro mestiere e per. Cercare come dire, una condivisione allargata, oltre eh, la nostra cerchia ristretta, eh, no? Della, delle potenzialità del progetto d'architettura è un tema centrale. Diciamo, siamo veramente su un crinale in questo momento e eh, non serve certamente tornare indietro, come tu dicevi, eh, però possiamo certamente imparare molto. Dal, eh, da quel tentativo che si è fatto in quel momento di costruire proprio quella che tu hai chiamato uno sfondo comune, ovvero una cultura di appoggio eh, per eh, l'esercizio del nostro, del nostro mestiere, per collocare la figura dell'architetto nella società civile. Sulla questione del, dello UAB io ho scorciato, ho scorciato un po', è chiaro che eh, sono state molte esperienze eh, precedentemente. Eh, la questione alla quale mi riferivo era legata eh, prevalentemente alla capacità di Carlo Emonino di eh, comunicarla anche su altri livelli, questa eh, vita attiva dell'università dentro la città. Eh, che eh, con durante quel rettorato effettivamente anche per il legame che Carlo Emonino stesso aveva con le sedi locali del partito e quindi con la comunità locale ha certamente eh, compiuto uno scatto molto significativo. Eh, grazie. Ok. Eh. Mi dicono che non abbiamo molto tempo e dunque eh, io passo volentieri eh, a presentare Patrizia Gabellini. Patrizia Gabellini è un urbanista progettista, già ordinario d'urbanistica al Politecnico di Milano. Eh, ha fondato una rete molto utile, eh, sulla quale io diciamo, ogni tanto per ricerca sono finito, che è la Rete degli Archivi e dei Piani Urbanistici. Eh, insieme alla Triennale di Milano e al Politecnico è stata direttore di urbanistica, attualmente dirige una rivista che si chiama Planum del Journal of Urbanism e soprattutto diciamo, è stata assessore al centro storico, eh, alla città storica e all'ambiente del comune di Bologna tra il 2011 e il 2016. Eh, tra le sue attività. C'è stato il programma strategico per la pedonalità del centro storico che si chiamava Di nuovo in centro, che peraltro abbiamo anche premiato come ANCSA nel 2015. Eh, ha lavorato moltissimo eh, eh, a diversi piani regolatori, eh, su Bologna credo che sia al secondo piano in questo momento, eh, è stata consulente per il piano territoriale regionale dell'Emilia Romagna, eh, per il piano di Iesi. Eh, tra le pubblicazioni di Patrizia ne ricordo due. Lei eh, naturalmente, ecco, mi fa piacere ricordare che è stata anche consulente per la comunicazione del piano di Roma, dell'ultimo piano di Roma. Eh, tra le pubblicazioni, eh, la più recente, Le Mutazioni dell'Urbanistica, Principi, Tecniche e Competenze del 2018, e poi un, un libro che è una pietra miliare della storia dell'urbanistica migliore italiana che è Urbanisti Italiani Piccinato, Marconi, Sammonacqua, Roni De Carlo, Astengo, Campo Svenuti del 1992. La ringrazio per essere venuta a trovarci. Eh, avremmo anche con te preferito averti qui con noi, però vabbè, insomma, sarà per la prossima. Grazie Patrizia. Grazie a te Fabrizio. E anch'io saluto Alberto. Sono molto contenta di questo invito per cui vi sono grata, anche se il compito che mi avete dato non è stato, non è stato facile, perché dovendo trattare di, una, di un aspetto della, della vita di Carlo Emonino, il suo, la sua esperienza di assessore, Sarebbe stato molto, molto importante avere, averlo conosciuto, avere, avere potuto approfondire degli aspetti che solamente eh, attraverso un'interazione, attraverso eh, canali di conoscenza che non siano quelli del, dello scritto sono fondamentali. E, ehm, però l'ho accettato perché per, per la mia curiosità, insomma, fondamentalmente per. Perché mi sembrava un'ottima occasione per eh, prendere in considerazione un momento della vita di un autore che io considero eh, un riferimento, eh, e anche per eh, interpretare la, la città contemporanea. E, e quindi eh, era appunto un'occasione che non potevo lasciar cadere. E mi sono basata eh, su spezzoni di elementi trovati qua e là, soprattutto evidente, il testo eh, che mi ha consentito di avanzare le ipotesi che ora vi, eh, vi presento è stato ovviamente progettare Roma Capitale, eh, che io considero che è eh, il, un libro memoria, eh, un libro di bilancio. Eh, che consente di, eh, di penetrare un poco eh, quella che è stata un'esperienza che eh, io ritengo tra le più faticose che una, un tecnico eh, esterno, eh, perché questo io. Io ritengo eh, che a Imonino sia stato un tecnico esterno, nonostante il rapporto col partito di cui dirò qualcosa, una delle esperienze più eh, difficili. Eh. Lui usa spesso il termine fatica. Eh, ecco, credo che eh, abbia vissuto con grande fatica anche questa esperienza qua. Lui lo dice rispetto al progetto. Allora, Carlo Imonino era già un architetto di fama ed era già forte della direzione dello IUAV in una fase difficile di passaggio eh, quando diventa assessore degli interventi sul centro storico di Roma la sua città questo è un altro punto da sottolineare nel 1981 chiamato da Luigi Petroselli che era, il, che aveva, era già subentrato ad Argan dopo le sue dimissioni e che eh, se ne andrà improvvisamente eh, il... E nel credo il primo anno, e, e questo secondo me avrà delle, delle, degli effetti, non può non aver avuto degli effetti, perché Petroselli è un riferimento per, eh, per, per Aimonino. e I riferimenti quando ci si trova a fare questo tipo di esperienze sono vitali. E dico questo faccio riferimento al momento della vita. Eh, nel quale gli si offre questa opportunità perché credo che sia eh, che quello che poi ha fatto eh, dipenda molto eh, dal, dall'essere arrivato a questo appuntamento eh, già eh, come già autorevole, già eh, con eh, attorno a lui certamente molte aspettative. Eh, quindi, una, immagino il carico di responsabilità che eh, avvertiva. Tra l'altro, eh, quando vent'anni eh, prima, eh, assieme eh, gli era stato già offerto di fare l'assessore a Bologna, era stato, lo ricorda in un'autobiografia e anche a, in altri testi, lo ricorda più volte Giuseppe Camposvenuti, eh, dicendo appunto come assieme a. A Carlo Immonino e a Carlo Chiarini fu chiamato dall'allora segretario del PC Romano e capogruppo del PC in Campidoglio Aldo Natoli per eh, sentire la loro disponibilità a entrare a, a, fare, a partecipare alle amministrative di Bologna e eh, diventare quindi assessore all'urbanistica con. Il mitico eh, Sindaco D'Ozza. Allora eh, non fu lui ad accogliere l'invito, e, come ben sapete, la maggior parte di voi fu eh, Camposvenuti. venuti, Quindi era una specie di appuntamento. Eh. E questo eh, quindi, Carlo Monino abbraccia questo ruolo con alle spalle esperienze gestionali in qualche modo politiche, no? inteso come eh, quando dico politico, intendo eh, quelle esperienze in cui eh, si devono prendere decisioni importanti a fronte di alternative e di conflitti. Eh, in questo senso è politica, eh, tipicamente politica, anche un'esperienza eh, di direzione di un istituto o di un'università. Ma nei quattro anni eh, dell'incarico eh, dell assessorile dall'81 all'85 si confronterà direttamente con la politica e allora eh, vorrei richiamare quelle che a me sembrano essere le dimensioni della politica che entrano in gioco eh, in, in, in modo specifico eh, in un'esperienza come questa eh, la visione eh, ovvero il senso eh, del programma di attività. Questa è una dimensione che vedremo essere quella che eh, ha privilegiato il monino, almeno a me, io lo interpreto così, a me sembra che lui abbia privilegiato questa dimensione, poi entrerò un po' nel merito. Un'altra dimensione eh, della politica, eh, nell'esperienza assessorile non, non in assoluto, è il potere, il potere nel gioco delle relazioni laddove intervengono anche eh, nel, nel gioco, inteso in senso gioco decisionale, quindi tutt'altro che una, uno scherzo. Eh? Quindi, nella competizione, nell'agone, intervengono anche la conoscenza e l'autorevolezza degli attori. Una terza dimensione è il pilotaggio della pratica amministrativa. Quindi sono, ehm, sono tre dimensioni con le quali ehm, anche, anche Monino certamente eh, si è eh, co dovuto confrontare. A me sembra che questa è un'ipotesi che mi piacerebbe eh, avere la possibilità di confrontare, ma che non è stata, direi che anche da questo convegno che... È stato straordinariamente ricco e anzi, devo dire, è un convegno costruito con una cura di cui non posso altro che complimentarmi con, tutto, con tutti voi. L'investimento maggiore di E. Monino è sulla visione, che attiene al ruolo di una capitale diversa e dalle altre capitali europee. Lui lo spiega perché, perché è arrivata tardi. E, una capitale globale che si affida a eh, eh, questa visione, l'imperamento di questa visione, si affida a un paniere di progetti eh, che, eh, ai quali si affida il compito di declinarla. Questo, eh, questo investimento sulla visione, eh, eh, potremmo anche dire eh, sull'assetto urbano come lui eh, lo chiamava, ehm, e sul rapporto con la politica di questa, eh, di questa visione, eh, ho trovato nel, in un suo articolo su Rinascita, che, come voi ben sapete, è la rivista di Palmiro Togliatti, dove si esprimeva la politica culturale del Partito Comunista. Ho trovato uh, un suo testo, peraltro eh, grazie alla mostra, eh, gra gra l'ho rintracciato grazie alla mostra eh, della Triennale. E questo, eh, in questo testo mi sembrano già esserci due, del 66, sul numero, eh, sul numero 27 di Rinasto del 66. Eh, dove lui presenta, eh, fa una recensione del libro L'Architettura della città di Aldo Rossi, e ehm, mi sembra che eh, dica alcune cose che, eh, o perlomeno a me, hanno, ehm, per me sono state eh, l'abrivio per le cose che, eh, che dirò. E qui leggo il, i due passi che mi hanno particolarmente eh, sollecitato. Eh, un mezzo, la pianificazione, è stato identificato con un fine, eh, una radice moralistica, quindi di origine sociologico-politica, che ha trasformato i termini stessi con cui vengono individuati i fatti urbani. Così area metropolitana si è sostituita a città, sobborghi, periferia, verde a parco, giardino o campagna. Attrezzature a edificio per l'istruzione, il culto, lo svago. Di fatto è difficilmente rintracciabile oggi nella cultura urbanistica italiana un interesse specifico per l'architettura della città. E quindi prospetta una strada diversa. E qui c'è l'altra frase che vi leggo. Costatato che non vi è un rapporto meccanico tra la politica e le sue istituzioni, si può però affermare attraverso gli studi sui fatti urbani visti dall'interno delle loro leggi e del loro sviluppo che la politica, come problema delle scelte, è determinante agli effetti dell'assetto urbano proprio quando sceglie una o altra soluzione di questo. Ecco, a me in questo passaggio sembra di vedere tutta la eh, rilevanza che poi lui eh, attribuirà alla condivisione sulla visione che lui, che lui esprime circa l'assetto di, eh, di Roma. Allora adesso vedrò di, 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 di passare, eh, di tratteggiare eh, meglio le tre dimensioni. Eh, della, della politica eh, che ho enunciato, cominciando con eh, la visione e il ruolo dei progetti dentro questa visione. L'idea guida è che il centro storico non può essere considerato in sé, ma deve essere considerato in relazione con la città nel suo insieme e che è indispensabile definirne il ruolo. Eh, Molte cose sono state dette, eh, quindi mi sento però eh, per dare una logica al, al discorso, per forza, quindi molte cose, ripeto, le riecheggiano questi due giorni di riflessione dense. Nel testo che lui firma con Raffaele Panella nel libro eh, Progettare Roma Capitale, Aimonino considera invariante. Tra eh, in variante funzionale del centro storico la città della cultura e la città politica e spiega questa visione con eh, un giudizio sulla morfologia urbana eh, le valutazioni eh, dice lui su cui impostare una politica per il centro storico che unisca il recupero alla valorizzazione riguardano il riconoscimento del centro storico come parte differente storicamente e morfologicamente da tutte le altre che compongono la struttura urbana complessiva e contemporaneamente il riconoscimento della differenza tra le parti che a loro volta compongono il centro storico stesso. Quindi l'analisi urbana costituisce un argomento probante. Ieri si discuteva se... Eh, e e torna a questo tema quanto l'analisi urbana eh, costruisce il progetto. A me sembra che eh, qui venga mobilitato, ma in generale eh, mi, mi, mi piace pensarla così, eh, vedo eh, in, nell'insegnamento del Monino questo: cioè l'analisi urbana come argomento probante eh, eh, e eh, gli argomenti a sostegno, quindi lui mobilita. A sostegno della visione, eh, argomenti culturali eh, e la loro eh, la cui legittimazione confida sull'autorevolezza autore, sull di chi li mobilita. Eh. Quindi mh, questo eh, lui se lo può permettere, direi così: no? lui se lo può permettere di dire eh, che le ragioni di quella visione. Eh, hanno, quel, eh, hanno quel fondamento perché i, i suoi libri erano eh, l'elemento, la, diciamo, la, la prova eh, che eh, non stava bleffando. Eh? Eh, scusate se uso questi, ma per farmi eh, capire meglio. E, ehm, quindi il, gli argomenti sono di tipo culturale più che dipendenti dalla condivisione nell'amministrazione di sinistra. E eh, ehm, eh, adesso entrerò un po' nel merito di questo perché... Quindi eh, sulla visione, sulla centralità eh, paradigmatica che assume il progetto Fori, eh, sono, eh, sono lucide le, e chiaramente orientate dal punto di vista della politica urbanistica le parole di Renato eh, Nicolini. Eh, ho trovato una, quasi un, eh, un, suo, eh, un, un passaggio eh, della sua introduzione a questo libro che mi è parso di una lucidità e ve lo propongo. Roma potrebbe divenire metropoli, città capitale, non soltanto per il prestigio del nome o per le bellezze che contiene in sé, ma per la sua bellezza complessiva. Al centro di Roma, proprio a rendere evidente la trasformazione della città da burocratico-industriale in qualcosa d'altro, città di servizi, metropoli post-industriale, non ci devono più essere i ministeri, ma il grande parco archeologico che, partendo dalla più antica, arriva fino al Campidoglio. Tra i numerosi corollari di questa versione del progetto Fori c'è ovviamente quella per cui i nuovi centri direzionali, come lo SDO, non saranno il baricentro della nuova città. Non saranno l'asse della nuova espansione come si credeva negli anni 60, ma semplicemente una parte qualificata della città policentrica. Il, ma il centro più centrale, la parte che caratterizza di più l'identità della città di Roma non è una zona direzionale, ma un parco archeologico, contigua alla città della politica e della cultura, alla polis interna, alle mura aureliane. In questa città non ci si sposta più per ragioni di lavoro legate alla produzione, quanto per ragioni di piacere legate al consumo. Naturalmente, l'idea che il centro storico di Roma potesse non essere più inteso come riservato alle elite privilegiate, ai giochi della rendita e del capitale finanziario, ma al contrario, come qualcosa che appartiene a tutta la città, che può essere goduto in modi diversi, ma non esclusivi, da persone colte in modo diverso, ricche anche non ricche. E sotto la regia del potere pubblico, più precisamente del comune, andava dimostrata, nemmeno soltanto resa credibile. Una, un sunto eh, di molte cose che sono state dette e che danno il senso, la, la, eh, restituiscono la pregnanza eh, dell'idea eh, dell che si aveva di. Qual era il senso del programma che veniva proposto. E questa visione si rende evidente attraverso i progetti. E anche qui merita di approfondire come venivano intesi. Eh? Eh, eh, della, eh, perché è un punto eh, che allora eh, era al centro dell'attenzione, cioè dell'assessorato di Carlo Monino, si è imposta l'attenzione alla messa di progetti elaborati dal folto gruppo di collaboratori che lui aveva raccolto eh, attorno a sé. E, e anzi è eh, di Paolo Portoghesi, eh, lui poi, eh, il monino all'interno di questo libro ricorda come Paolo Portoghesi si lamentasse della fine, cioè che fine hanno fatto quei progetti. Erano progetti di scala e qualità diversa, con probabilità di realizzazione dispari, eh, e qui eh, c'era stato una, eh, un articolo comparso sull'unità firma di De Lucia che ha molto ferito il Monino. Eh, il titolo era Progetti molti, opere, eh, opere pochine. E, e quindi eh, perché vi propongo una, una riflessione su, su questi, sui progetti? Perché... Eh, C'è un modo particolare di concepirli in relazione alla strategia generale eh, che mi sembra di un'attualità eh, straordinaria ma che non fu compresa, eh, fu un'anticipazione che non fu compresa. E qui è stato lo spunto, mi è venuto da quello che ha scritto Gabriele Marsigli, eh, eh, nell'intervento di oggi, però eh, mi riferisco al testo che Marsigli ha scritto nel catalogo della mostra eh, di, mh, alla triennale sulla proposta Roma Est. Eh, qui c'è stato un. Mi ha fatto scattare una, un link eh, che spero non. Eh, perché eh, mentre Marsigli eh, suggerisce assonanze di quel lavoro di dieci anni prima, eh, fatto tra l'altro da, eh, da Monino eh, con Dardi e anche con Panella, che poi è stato, gli è stato così vicino, eh, condiviso. Eh, eh, l'esperienza romana in, quella, eh, in quel lavoro eh, Marsilli vede una visaglia della stagione successiva dei Monino Assessore per quanto riguarda il rapporto tra antico e nuovo eh, architettura e vuoto costruito e, e natura è peraltro molto opportuno il, il rapporto che ha anche riproposto oggi il nesso con eh, il, la città nella città di Ungascolas eh, e l'arcipelago verde ma a me quella, eh, quel link eh, che, ha fatto, che ha sollecitato eh, è, è di questo tipo eh, eh, il, riguarda i, il modo di intendere i progetti eh, la loro molteplicità e, ed eterogeneità Entro un'idea di trasformazione complessiva. Detto altrimenti, trovo lì eh, il, eh, espresso in modo eh, quasi eh, caricaturale, in senso tecnico, no? e, estremizzato: eh, come Aimonino intendeva eh, il rapporto tra eh, la molteplicità dei progetti fatti da tante mani e l'idea eh, generale e, e Marsilio osserva eh, i progetti modificati e ricombinati non sono applicati come modelli ma strumentalizzati come soluzioni, tra virgolette che si adattano alle esigenze dei rapporti spaziali reciproci con il contesto esistente recuperando nella dimensione spazio-temporale allora eh, nel nel caso di Roma non si tratta del montaggio di progetti concepiti per altri luoghi, altre circostanze, che appunto è diciamo, il manifesto dell'idea, ma eh, si tratta di elaborazioni che hanno un loro radicamento, che raccolgono e interpretano anche delle istanze, che sono precisamente contestualizzati, ma eh, che nel loro insieme però costituiscono un vero e proprio contropiano. Eh, in opposizione all'astrazione delle norme urbanistiche, che allora cioè, sono veicolate dai retini, cioè proprio, si usa questo termine per, eh, per esprimere la disistima nei confronti dell'urbanistica e eh, anche, però, in opposizione a soluzioni deterministiche come era stata quella dell'assatressato. Si tratta, secondo me, di una, so, di una, di una concezione sofisticata del progetto eh, di un dell'idea di processo che però si comunica attraverso una figura eh, che ha un carattere esemplificativo ma eh, che ha la volontà di ehm, eh, di eh, segnare l'importanza rinunciabile dello spazio, dell o meglio dell'architettura, nella visione della città senza trascurare il tempo e la molteplicità degli interessi in gioco che rendono incerto, se non improbabile, il passaggio dal, dal progetto alla sua realizzazione. Quindi è una concezione anticipatrice rispetto alla consapevolezza attuale, no? ormai l'incertezza. Il fatto di vivere una condizione di totale incertezza che rendono improbabile la prefigurazione, ecco, eh, allora eh, quella concezione, non, secondo me, non, eh, era difficile da, da far comprendere all'interno eh, tra, eh, tra i suoi colleghi eh, di giunta. Eh, e quindi una, un nesso che, anche dal punto di vista teorico, anche dal punto di vista concettuale, è un nesso problematico. Eh? La molteplicità, la, ne, ne parlavate oggi mettendo a confronto, ne parlava Marini, mettendo a confronto la, 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 la prospettiva di De Carlo con la prospettiva di, di Aimonino. Quindi eh, c'è l'idea del processo, ma il, il processo è una figura, e allora questa figura che senso ha? Eh, questo è il punto che mi pare di una rilevanza eh, e di una straordinaria attualità. Padre, eh, devo invitarti a chiudere. Allora, eh, il, se, eh, quanti minuti mi dai per chiudere? Dico in maniera tassativa alcune cose. Tre allora. eh, minuti. Dai. Eh, il, questo progetto, questo patrimonio non è mai diventato eh, il, un patrimonio di giunta, lui lo dice. Eh, il, eh, questa, eh, questo fatto, questa solitudine in cui lui eh, si viene a trovare non è mai stata presa di petto, eh, non ha mai, eh, e questo è, mi, mi interessa sottoporlo anche alla vostra eventuale riflessione, non ha mai... Discusso all'interno del partito, credo il fatto che eh, ci fossero degli scontri, che, eh, la, eh, che il, in realtà eh, era un'amministrazione di sinistra, eh, e quella, eh, la sua proposta non è stata compresa. Perché non è stata, eh, non è stata compresa? Perché lui non si è adoperato nella, eh, nel fare una, eh, una battaglia politica all'interno, nel affrontare. Eh, il fatto che eh, non era una questione disciplinare, non era una questione che attraversava la componente, eh, la, la componente eh, intellettuale, ma eh, eh, era una questione politica, come lui aveva accolto, rispetto ad una visione. Eh, a, a, ad una visione. La mia interpretazione di questo punto, ci tengo molto e chiuderò, eh, chiuderò con questo, è che. Eh, cioè, eh, la sua adesione nel 1950, eh, si iscrive al partito e anzi ha lasciato anche, che, ha chiesto ai suoi, eh, ai suoi eh, figli di eh, scrivere sulla sua eh, tomba che lui era eh, urbanista, architetto, e urbanista, eh, scusate, architetto e comunista. Ma eh, questo essere comunista, a mio avviso, era. Eh, una questione di appartenenza, questo lo spiega molto bene, la, eh, la, cioè lo accenna Luciana Castellina quando commenta eh, la sua iscrizione e che cosa significava allora iscriversi al partito comunista, Signif essere uomini di cultura nel contempo comunista in quel nel primo, primo dopoguerra era una scelta di vita, quindi entrare in conflitto Aperto eh, dal punto di vista politico, non dal punto di vista culturale disciplinare, significava entrare, in, eh, mettere in discussione un'appartenenza che era scelta di vita, e eh, significava anche mettere in crisi questa è un'ipotesi. L'intricata rete e la modalità eh, di interazione con un suo mondo eh, che era, eh, era un mondo comunista. Quindi ci sono, eh, questo e quindi si ritrae da questo, si ritrae dall'agone dal politico, cosa che invece, per esempio, aveva, fa, fa, aveva fatto. E eh, Campus Venuti a, a Bologna, mai era arrivato trentenne, quindi è davvero una parola solo sul pilotaggio della pratica amministrativa. Secondo me è stato indifferente, si è già usato questa cosa. Mettere in piedi c'è cioè una, una parte che vi consiglio di, eh, di leggere perché è molto interessante: Il giudizio amaro di Panella. Sulla, eh, sul comune, eh, sulle sue strutture, come antagoniste, lui si rammarica di considerarle antagoniste, ma dice: questa era la realtà. E, eh, il, quindi non si occupa dell'interstizio di quella dimensione interstiziale dove si incontra la, la procedura la norma, eh, la regola questo è, è dove ci si scontra con l'abito mentale del funzionario e in questa cosa non mi pare che lui e Pecoraro per certi versi eh, lo ha, eh, ha, mh, mi ha dato motivo di non aver preso un, un, un granchio eh, questo eh, qui eh, finisco e dico che eh, finisco con una frase che lui eh, richiama i contributi culturali che ha lasciato, i contributi eh, e i dubbi che ha instillato, eh, che, le idee che ha eh, seminato, quindi fa un bilancio di questo tipo, ecco, ma eh, viene da chiedersi... Eh, se questo non sia una resa, eh? una resa perché per un amministratore il primo compito è fare e lui eh, deve riconoscere che quello che ha lasciato è eh, cioè, quello che eh, gli è riuscito è un lascito culturale eh, eh, e questo mi sembra un altro punto che vale, la pena eh, di, eh, su cui varrebbe la pena riflettere. Grazie. Grazie Patrizia, per, perdona diciamo, la, la, la stretta finale ma eh, mi sono reso conto di aver... Il tempo passa. La, sì, il tempo passa, la responsabilità è soprattutto mia, eh, non, non ho tempo di riprendere alcune questioni che avrei ripreso volentieri ma ne ho parlato in apertura proprio del, di, di questo problema del di Aimonino solo eh, e magari su questo cercheremo di, di ragionare eh, a freddo ancora eh, attraverso dei contributi scritti. Allora ehm, io eh, chiudo con eh, colpevole ritardo questa <ride> sessione. E questa prima parte della sessione politica eh, chiamo chiamo Caterina Paola Schioppa per eh, proseguire con la seconda parte nel frattempo c'è un intermezzo con una breve intervista a Maria Turisa Tognoli. Perfetto. Che dici? inizio del mio lavoro con Carlo, lui faceva così, diceva, Tieni. oppure faceva uno schizzetto piccolo 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 che devo dire sempre in scala, non ho capito bene, sarà mille, ma insomma sempre in scala, riusciva benissimo e, e da lì dovevi partire, da lì dovevi partire a progettare, a fare qualcosa insomma. Un'altra cosa che mi sono molto divertita è stato il, il colosso, si chiama il colosso, il colosso, il famoso colosso di fianco all'anfiteatro. Quello mi sono molto divertita e anche molto disperata perché il problema era quel signore che sta in mezzo dentro le pietre, dentro e fuori, era un disegno di Canova. E che è un disegno però, non una cosa così. E allora, attraverso il disegno che sta, questo signore che sta dentro, mezzo dentro, mezzo fuori, e lì per me è stata proprio dura, perché. <ride> Perché gli spessori, le cose, insomma, per fuori un disegno che su un piano unico è stato un, po', un pochino complicato. Però è stata molto, quello, mi sono molto divertita per fare quella cosa lì, mi sono molto divertita. E mi è anche molto piaciuto perché i disegni li ho fatti io, con le mie manine, e sono stati, adesso sono a um, Francoforte. All'inizio, quando con Matera, ehm, dice come facciamo? Allora, Carlo ha detto: Facciamo una cosa, tu fai la tua idea e io faccio la mia, cioè ci disegniamo e poi ci incontriamo. All'incontro ha vinto Lello, ecco, e quindi è passata la col di Lello, perché Carlo tutto il contrario aveva fatto. Cioè, Carlo fa, fa così e Carlo fa così, sì, insomma Carlo non ha molto lavorato su questa cosa, devo dire il vero, <ride> però si sono visti sempre, insomma loro si incontravano, no, no, si volevano molto bene, si volevano molto bene, si stimavano molto e, e Lello infatti io ogni tanto insomma non trovavo con, Carlo, con Lello. Di Carlo e lui lo diceva sempre, sempre che la difesa, proprio. Quindi, il loro rapporto era, era, era molto stretto, poi era partita già prima l'università, ma poi, soprattutto, con, con Roma quando lui è diventato assessore, lei lo dirigeva parte, tutti i ragazzi, tutti quelli che tutti. I ragazzi dovevano lavorare nei vari campi. Insomma, lui faceva l'assessore e che lei lo faceva tutto il resto. Io dico sempre questo, ma insomma, però devo dire che il loro rapporto era proprio... Sì, molto buono, molto. Cioè, stavano, stavano bene insieme, non, non credo che abbiano mai avuto proprio niente tra di loro di qualcosa, niente, proprio è stato un rapporto molto affettuoso da parte di tutte e due, sia da lei nei suoi confronti e anche Carlo nei confronti di lei. Lui si è sempre definito Carlo Amonino architetto, virgola comunista, appunto, ha avuto tre mogli, quattro figli. Punto. Disegna da Dio. Punto. Perché poi Carlo era proprio questo, era così. Era così e devi accettarlo così. Il Campidoglio è una delle cose che certo lui porta, eh, sì, moltissimo. Perché lui voleva anche mh, fare in modo che, di far vedere... Sia all'esterno che all'interno, il Tempo di Giove. Infatti, l'ultimo lavoro per il quale lui ha molto lavorato, moltissimo lavorato, era, era proprio il Tempo di Giove. E anche la, molte cose, non, secondo il progetto, non sono state fatte, ma insomma, comunque a lui andava bene lo stesso, perché a lui gli interessava lo spazio poi come viene rifinito no, no non importa non importa allora eh, siamo in ritardo e questo significa che io dirò Quasi nulla, anzi nulla, del resto diciamo, il rischio di dire cose che sono state già dette e contraddette alla fine della giornata, della seconda giornata di questo convegno è molto alto. Quindi eh, presenterò i due ospiti che, di questa ultima sessione dedicata alla, alla politica, eh, che sono due figure che sicuramente parleranno eh, di Roma e quindi specificamente del rapporto eh, con la città di Roma. Sono due romani di adozione, sono Adriano La Regina e Alessandra Capuano, eh, che hanno entrambi da prospettive molto diverse, eh, un archeologo e un architetto. E, mh, da un lato eh, si sono occupati specificamente del rapporto tra archeologia e città e dall'altro io credo che entrambi hanno eh, tentato quella saldatura eh, difficile, come abbiamo visto, tra eh, la ricerca universitaria e la ricerca e la pratica amministrativa. E, mh, Avrei voluto dire qualcosa sul progetto di suolo, che credo sia tra l'altro la chiave forse di, eh, di interpretazione e di lettura eh, che in particolare il progetto dei fori, eh, il significato anzi politico che il progetto dei fori aveva nel suo, in al suo interno. E, e anche l'altra questione che penso sia importante, immagino i nostri due ospiti ne parleranno, era proprio l'organizzazione del lavoro. E abbiamo sentito come eh, esperienze precedenti, in particolare l'esperienza di Pesaro, eh, ma anche quella di Bologna, avessero ehm, eh, consolidato un, un aspetto, un metodo proprio di lavoro, un, un lavoro di collettivo, di progettazione collettiva, e come eh, l'esperienza eh, a Roma sia stata in un certo senso l'apoteosi di questo metodo in cui la pianificazione del territorio avveniva per temi e non per scale del progetto. Eh, abbiamo sentito anche Ferlenga parlare di una fase fondamentale che era la fase della conoscenza, e, ma anche quella, eh, la fase prescrittiva, per esempio i manuali del recupero edilizio che sono eh, appunto stati sia a Pesaro che nell'esperienza romana, eh, manuali molto, eh, molto rigorosi. E, e tuttavia sappiamo anche che laddove eh, tutto ciò porta a definire le strategie del progetto, il salto al progetto è un salto che eh, ha una serie di altre incognite. Allora ehm, inizierò con eh, la presentazione di Adriano Regina che dovrebbe eh, parlare da remoto, spero che, che sia presente e che ci veda. Buongiorno professore, eh, archeologo e, e professore di... E Eccolo e il professore di etruscologia e antichità italica alla Sapienza di Roma presidente dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte è stato dal 1976 al 2004 responsabile alla soprintendenza per il patrimonio antico archeologico di Roma ed è stato anche compagno di viaggio e di avventure così le chiamava proprio Carlo Aimonino l'esperienza nell'amministrazione capitolina nei progetti sia più concreti sia più visionari abbiamo sentito prima eh, che lo stesso Carla Emonino eh, riconosce a, a Adriano la Regina il, il merito di averlo solleticato nel, nell'idea o nel pensiero di un progetto di completamento al Colosseo, quello che poi nelle sue mani diventerà appunto la statua del colosso di cui ieri eh, Luca Molinari ci ha largamente parlato un progetto nel quale non è mancato il senso del gioco e questo di nuovo è Renato Nicolini che ce lo, ce lo racconta e ce lo raccontava nel libro che è stato citato poco fa da eh, Patrizia Bellini e sono quindi molto contenta di lasciare la parola ad Adriano Laregina. Grazie, eh, buonasera. Sì, io non mi soffermerò tanto su aspetti teorici eh, diciamo eh, sull'attività di Carlo Aimonino, perché il mio contatto con lui è stato troppo stretto su attività concrete, pratiche di realizzazione eh, di, 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 di programmi, di formulazione di programmi, realizzazione di progetti eh, su Roma per un arco di, di tempo, di almeno cinque eh, anni. Eh, si sono fatte, si sono avviate molte, molte cose, eh, alcune sono riuscite, alcune sono, sono fallite, com come sempre, ma eh, tutto questo, almeno per quanto riguarda la parte eh, monumentale, archeologica eh, di Roma, sempre in stretto contatto. Eh, devo dire che Carlo Aimonino eh, arrivò... A Roma in un momento molto particolare della città, di una straordinaria vitalità eh, culturale di Roma, eh, nel contesto italiano, naturalmente non solo di Roma, eh, anche, ci sono state anche altre città, eh, in particolare Bologna, dove Molino stesso eh, ha lavorato, eh, ma eh, comunque a Roma in quegli anni, eh, negli anni che hanno preceduto l'arrivo di. Eh, a Monino, eh, c'è stata la giunta Argan, che fu eh, diciamo fortemente innovativa rispetto a una stagnazione e culturale che si trascinava eh, da anni, eh, un periodo in cui erano prevalsi a Roma interessi molto. <coughs> Eh, particolari sul, eh, direi di, di, di sfruttamento, di speculazione edilizia, eh, di scarsa attenzione eh, per, verso eh, una organizzazione eh, diciamo sociale della, de, dei nuovi quartieri eh, della città, dello sviluppo eh, urbano e anche di. Eh, di, 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 di Forte trasformazione nell'uso eh, della parte centrale di Roma, quella che appunto chi, eh, si chiamava centro storico, ma che tutti convenivamo nel dire che insomma, storica poi era tutta, eh, tutta Roma, compreso il suo suburbio fortemente caratterizzato da, ehm, dalla, dai, dai monumenti che ne documentavano la storia antica. <ride> Dunque vi era stata questa, eh, questa amministrazione eh, molto in innovativa, come dicevo, di Argan, eh, non solo per l'attenzione verso i caratteri storici della città, ma eh, anche con l'assessorato eh, di Nicolini. Eh, Roma poi si era affacciata diciamo, nell'interesse. In Europa e nel mondo, eh, per, beh, proprio per la forza eh, dell'innovazione dell eh, nelle attività culturali che avevano una fortissima motivazione eh, politica, avevano, eh, come sempre avviene, eh, in queste cose più motivazioni, certamente in Nicolini eh, come in come del resto è stato già detto anche in Aimonino eh, il, il piacere per il gioco per, 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 per eh, le cose che, che divertono nel fare, eh, nel fare cose buone eh, era molto importante Colini si era divertito nel, nel lanciare l'estate romana e, quindi tutto questo aveva creato diciamo, un clima un clima molto, molto interessante a Roma e ehm, con la Giunta eh, Petroselli. Eh, Petroselli fu il primo a chiamare eh, Aimonino a Roma, anche se poi la loro eh, collaborazione durò solamente un mese, perché poi eh, Petroselli eh, scomparve. Eh, eh, Petroselli eh, aveva un'idea un molto chiara nel chiamare Aimonino eh, e chiamarlo per occuparsi della, del nucleo centrale della città e per eh, dedicarsi in maniera creativa, gli diceva Petroselli, perché la, è su un progetto che gli stava molto a cuore, era quello della trasformazione della parte monumentale archeologica eh, di, di Roma eh, che fu eh, avviato sotto di lui eh, con un'azione una, eh, un molto, molto forte che fu la cancellazione di quella via che attraversava eh, il foro romano sotto il Campidoglio e con l'adozione del progetto di trasformazione dell'area dei fori imperiali. E, Petroselli eh, riconosceva, sosteneva che, che eh, questo programma eh, non era un programma conservativo, non era un programma retro, diciamo, di, 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 di semplicemente di recuperare eh, eh, aspetti eh, già vissuti dalla, dalla città, eh, ma era... Eh, progetto creativo, fortemente innovativo, come poi, insomma, fu dimostrato anche da interventi, eh, da studi eh, molto autorevoli che si sono svolti eh, in quegli anni e poco dopo, insomma. E, e, la, e, e il contributo di Aimonino doveva essere in questo senso, ossia eh, Petroselli vedeva la necessità, quindi lui non confermò. Eh, la, la, la vittoria eh, Calzolari nel, nell'assessorato al centro storico nel 1981, quando poi Pedro Selli fu, fu eletto perché eh, precedentemente Petroselli si era dimesso. Eh, quindi, quando Pedro fu eletto, eh, creò la giunta nuova e eh, mentre confermò Nicolini naturalmente. Eh, chiamò eh, per gli interventi nel centro storico Carlo Aimonino e, e vi furono ovviamente contatti in questo senso eh, prima dell'arrivo di eh, Aimonino e vi furono anche eh, delle decisioni sulle linee da, da seguire e la linea eh, più importante era quella di eh, eh, ricomporre in... Previsione di un recupero diciamo, dell'area monumentale archeologica eh, e, e di una, un ricongiungimento di tutti gli spazi eh, frammentati dei fori imperiali con il foro romano, eh, il, eh, che nel frattempo si era ricongiunto con il Colosseo e con il Campidoglio. Insomma, diciamo, in questa prospettiva. Eh, comunemente chiamata poi progetto Fori, ma, eh, eh, di, eh, di, di dargli una concretezza dal punto di vista eh, non solo urbanistico, che certamente era, eh, era stato un problema già, eh, già in qualche modo eh, così prefigurato e, e cominciato a studiare, ma anche, anche di ricomposizione architettonica, per, per, eh, perché ovviamente ovviamente eh, non sembrava una cosa eh, ottimale quella di creare questi dislivelli come eravamo in parte siamo abituati a vedere eh, non solo nella zona centrale dei fori imperiali ma anche al largo argentina eccetera ecco su questo devo dire che eh, sull'attenzione della ricucitura dei livelli antichi vi era, vi era molta attenzione contemporaneamente eh, per esempio Manieri Elia, eh, o poco dopo, adesso eh, non ricordo, affrontò proprio il tema di Largo Argentina e, 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 e progettò una soluzione molto bella di passaggio, diciamo, graduale fra il livello attuale e il livello, e livello antico, in modo da, eh, da, da facilitarne l'uso urbano eh, sul lato... Sul lato Frontale rispetto ai templi, dove vi è quello spazio libero che adesso è usato così come, come area pedonale, e quella è, era stata progettata come area di graduale trasformazione. Ecco, ora, eh, soluzioni di eh, ricucitura fra livelli di epoche diverse eh, erano naturalmente un problema eh, concreto. Insomma, non si poteva immaginare appunto di, di creare solamente dei, dei dislivelli che di, sarebbero diventati, diventati barriere, insomma, per creare un enorme lago al centro, al centro di Roma. E infatti eh, fra gli obiettivi del recupero vi erano i, i, i percorsi, i percorsi che erano sempre esistiti nell'antichità, eh, si erano eh, conservati nella... Eh, nella viabilità medievale, moderna e che, che consentivano insomma, il passaggio in tutte le direzioni, da, eh, da, 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 dalla zona del, dell'Esquilino verso il Tevere, dalla zona del Campidoglio verso, verso il Colosseo e, e, e quindi eh, restituire diciamo, una dignità eh, urbana a questi luoghi, eh, traendoli a quell'uso meramente turistico. Di, di riserva eh, per, di, 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 di zona chiusa eh, destinata a un uso so solamente così e molto molto specifico anche se insomma eh, diciamo qualificato se, certamente ma insomma molto molto specifico che però eh, diventava un bulnus una sottrazione rispetto al, al, eh, alla complessità Urbana sottrazione poi di quella che era stata eh, tradizionalmente, eh, nell'antichità, eh, almeno eh, il, il, cuore, eh, il, eh, il cuore di Roma. E, eh, ecco quindi eh, questo era un po' l'obiettivo, eh, l'intento di Petroselli, e l'obiettivo poi messo a fuoco da eh, Aimonino eh, per funzione eh, di assessore. Per, eh, per cinque anni, per diversi anni eh, eh, a Roma. E come eh, organizzò eh, questa cosa? Lui intanto creò un ufficio molto efficiente, molto bello nell'aranciera a Villa Borghese, eh, che dava una sensazione straordinaria, del eh, tutto diversa da quella diciamo, degli assessorati e degli uffici burocratici. Capitolini, perché quando si arrivava lì si entrava in un dipartimento di architettura con, eh, con giovani architetti che, che, che lavoravano eh, in queste grandi sale, e, insomma era un clima di, di, di attività, di ricerca molto, eh, molto gradevole, molto interessante, si occupava naturalmente l'ufficio di tanti aspetti della città, della parte centrale della città, eh, ma è, è un nucleo consistente si dedicava proprio al, al problema del, della eh, definizione delle aree di bordo del complesso monumentale eh, centrale di Roma. E tutto questo è, è gradualmente Diciamo, si, 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 fu, fu, si, si definì come materia di un concorso internazionale che avrebbe dovuto poi dare e consentire di, di acquisire delle risposte concrete. Eh, concorso che poi non si, tenne, non si tenne mai. Ecco, questa fu, diciamo, un'esperienza un creativa molto interessante dal punto di vista dello studio, eh, perché poi naturalmente insomma con eh, poi la, 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 il ruolo politico di Aimonino si esaurì con il cambiamento, cambiamenti politici che avvennero nella giunta eh, di Roma, molte cose furono tantissime cose furono accantonate eh, non, se ne, non se ne parlo più dopo l'85 se non in altri eh, con altri criteri in altri modi e, e vi fu anche, eh, non solo una, eh, diciamo una caduta di interesse verso la questione, ma anche un, un, insomma, un cambiamento, un dirottamento di proprio, proprio teorico, eh, eh, che mh, alla fine insomma, condusse a forme di insabbiamento, con, il risultato, con i risultati attuali, insomma, in cui si vede che non, non si è risolto nulla in nessun senso. E, e, L'area ha avuto, avuto quello eh, quel, quel, sviluppo spontaneo che, eh, che si era immaginato e alla quale si sarebbe, che, che, quale si sarebbe dovuto sottrarre, eh, eh, ossia di graduale, di graduale emarginazione dalle funzioni eh, di, 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 di collegamento. Eh, Collegamenti urbani eh, di viabilità, eh, che ora è pressoché in, inesistente, e eh, 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 senza nessuna forma concreta di, 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 di sviluppo, di, di, di valorizzazione in senso storico, insomma, le, cioè, la peggiore sorte possibile era quella che si, si già si immaginava allora e che si sarebbe voluta evitare. Ora, perché eh, bisogna eh, recuperare un momento eh, i motivi di, questa, eh, di tutto questo impegno. Eh, non, eh, non ci si ricorda abitualmente che la questione non nacque, eh, questo all'epoca appunto della giunta di Petroselli, eh, non nacque eh, veramente già qualcosa insomma, quando c'era ancora Argan. Ma insomma, fu Petroselli a dare una spinta fortissima, eh, non nacque così semplicemente per un desiderio di, eh, di, di trasformazione, tanto per, per innovare eh, qualcosa, quanto per la salvaguardia eh, concreta dei monumenti antichi che non potevano eh, subire ulteriormente l'aggressione eh, dell'inquinamento. Eh, dal traffico e eh, io qui faccio vedere qualche immagine vediamo professore abbiamo altri Guarda. 5 minuti ecco allora non allora levo questa cosa come si leva vediamo così ecco allora, molto brevemente, volevo dire eh, che l'attività eh, di Aimonino si incentrò in quegli anni su tre eh, punti, tre argomenti fondamentali. Questo, al quale così, eh, di cui ho appena parlato, è quello della... Eh, in un certo senso, della sua funzione di architetto, eh, architetto, dal punto di, di, di progettista eh, dal punto di vista personale, ecco, cosa alla quale non voleva eh, rinunciare, e, e, e che si indirizzò in, verso due, diciamo, due eh, obiettivi. Uno, quello della, eh, come si è già accennato, del gioco, della, della del divertimento nel, nell'immaginare cose, anche cose eh, difficilmente realizzabili o non realizzabili del tutto, come quella del, ehm, del Colosso. Un altro aspetto era quello invece della ricomposizione, la ricucitura di quelli, quelli che lui chiamava i buchi, ossia quei punti, eh, quelle, quelle, quelle aree al centro di Roma che erano state investite dalle trasformazioni di epoca fascista e, e di cui era previsto, diciamo, era stata in parte già realizzata e prevista comunque un ulteriore eh, ampliamento delle demolizioni per trasformazioni simili a quelle che poi erano state già realizzate. E quindi in diverse parti della città eh, vi erano queste zone eh, che, 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 che rimaste con demolizioni parziali, per esempio la cripta Balbi. Eh, dove parte dell'edilizia storica era stata già demolita, parte era rimasta così, e eh, rimasta incompleta. Naturalmente poi la cripta Balbi fu recuperata invece in senso monumentale, però non era così per tante altre situazioni che invece trovarono poi gradualmente una, una soluzione, in molti casi anche, anche buona. Eh, più tardi diciamo perché si trattava di, di lui non riuscì in questo a, nei tempi che ebbe a, a, a portare a termine eh, molte cose eh, però i processi avviati di recupero poi furono, furono realizzati insomma e, e quindi molte di queste situazioni come insomma possiamo constatare eh, al centro di roma sono state risolte, alcune anche bene, egregiamente, anche se poi sono intervenuti, diciamo, cambiamenti rispetto a quello che Aemonino stesso immaginava. E poi un, un altro grande obiettivo che è, che è misconosciuto, direi, ed è stata una cosa molto importante dal punto di vista politico, fu il censimento delle proprietà pubbliche del centro di Roma. Un censimento eh, nato diciamo, per una convergenza di, di, di intenti in un momento, come dicevo, felice in un certo senso per la città di Roma, si era, si era, ah, si era realizzata la legge, si era, si era, era stata approvata la legge per le antichità eh, di Roma che consentì poi di realizzare molte cose, a cominciare dal Museo Nazionale Romano, eh, il recupero dei monumenti marmorei. Eh, eh, vi era, quindi la legge promossa diciamo, da Oddo Biasini, eh, eh, approvata all'unanimità dal Parlamento, poi subentrò Vincenzo Scotti, un ministro che, che, che prese molto a cuore anche la parte eh, degli interessi culturali eh, di Roma. E, e, e che con quale Aimonino collaborò molto e, e, e fu istituita una commissione eh, ministeriale comunale con eh, un decreto appunto del ministro Scotti. Una commissione in cui poi fu presidente Aimonino che doveva realizzare questo censimento delle proprietà pubbliche eh, di cui non si sapeva nulla, vi erano perché ogni amministrazione teneva gelosamente insomma. Eh, i dati, i, i dati su, 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 sulle proprietà eh, de, de, che facevano capo alle diverse, alle diverse ministeri, alle diverse amministrazioni pubbliche, comunali, provinciali, una, eh, una confusione terribile. E, e, e questo lavoro fu realizzato, questo lavoro fu portato a termine nel corso dei, degli anni in cui Monino fu... L'assessore fu pubblicato subito dopo si chiama La Carta delle Proprietà Pubbliche del Centro Storico di Roma, ed è composta di 12 tavole al 2000, più 4 tavole riassuntive al 5000, in cui su una base catastale tutti gli edifici del Centro Storico di Roma hanno una caratterizzazione: quelli di proprietà pubblica, di enti pubblici, eh, sono. Eh, so, eh, sono eh, la carta era aggiornata al 31 dicembre del 1984, eh, sono eh, contraddistinti da colori diversi, secondo le diverse proprietà, e quindi finalmente si aveva a disposizione uno strumento che avrebbe, che avrebbe potuto consentire diciamo, un uso politico eh, del patrimonio pubblico eh, con... Eh, ora si parla di spending the view, di cose del genere. E, e, Già da allora si sarebbe potuto, cosa che poi in effetti non si è mai fatto, insomma, or, eh, organizzare l'uso di queste proprietà in modo da evitare che le varie amministrazioni prendessero in affitto eh, immobili per le scuole, per uso pubblico, eccetera, quando altre amministrazioni vendevano immobili che, di cui non, non facevano più alcun uso, insomma, con, un, con uno spreco e un dispendio di. Di, di, di risorse pubbliche terribili. Questo lavoro che, è, come dicevo, è pubblicato, è poco conosciuto, perché fu eh, subito dopo affossato, nascosto, eh, non, se ne, non, se ne, non si è fatto più ass eh, assolutamente niente per diciamo, eh, mettere a frutto questo, queste conoscenze. e eh, 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 ed è invece tuttora, volendo, certo non è aggiornato, ma, eh, ma, ma a questo punto sarebbe molto più semplice aggiornarlo, e comunque è eh, diciamo un modello che bisognerebbe recuperare, e non solo per l'edilizia pubblica, ma anche per tante altre, tanti altri aspetti dell'economia diciamo, nazionale, per eh, un corretto uso politico dei beni pubblici. Eh, ecco, io mi fermo qui perché ho, ho, ho raggiunto i miei limiti di tempo e ringrazio. Grazie. Grazie. E grazie molto per questa che ha il valore proprio di una testimonianza, di una stagione politica che noi ci auguriamo essere una stagione che può invece tornare. Io personalmente sono fiduciosa che per esempio il progetto Fori sia un progetto che è ancora una sfida per una città capitale come Roma che deve la sua diversità non solo figurativa ma anche politica a questo, a questo progetto e peraltro eh, forse la pandemia può essere stato, può essere un acceleratore di un fenomeno di ricongiungimento tra il corpo politico e il corpo sociale della, della città, insomma il fatto che non ci siano stati e non ci saranno forse... Eh, orde di turisti può, può essere un'opportunità per Roma. Questo peraltro eh, è un tema che è stato molto approfondito anche dal Dipartimento di Architettura e Progetto e, e in particolare eh, questo mi dà lo spunto per introdurre la seconda ospite di questo tavolo che è Alessandra Capuano che da moltissimi anni eh, all'interno dell'università in particolare si occupa del dialogo tra architettura, paesaggio e, e archeologia nel territorio romano, ma non solo e in qualità di coordinatrice nazionale di ricerche e anche di contratti di ricerca eh, con per esempio la Regione Lazio e la provincia di Roma, in particolare nell'area del Parco Archeologico del Colosseo e nel Parco dell'Appia, di cui si è parlato oggi di, insomma in, in diverse occasioni. Dal 2019 inoltre eh, dirige il master degree Architecture Landscape Archaeology che ehm, è un, un master internazionale che vede coinvolta non solo la Sapienza di Roma, ma anche l'Università di Coimbra, il Politecnico di Atene e l'Università Federico II di Napoli. E proprio di queste eh, traiettorie tematiche dei protagonisti dell'architettura romana, eh, Alessandra Capuano ha scritto in numerosissime occasioni. Ricorderò solo eh, il libro e il volume uscito nel 2005, Temi e figure dell'architettura romana 1944. 2004 e lascia a lei la parola, grazie. Allora, buonasera, eh, spe spero, diciamo ovviamente, intervenire per ultimi eh, dopo due giornate così è difficilissimo, eh, questo convegno ha affrontato... Eh, secondo molteplici punti di vista le idee e le opere di Carla e Monino e quindi eh, spero che il racconto che vi farò, che è anche un po' accompagnato da alcune immagini e che vuole inquadrare anche la figura di Carla e Monino eh, all'interno anche di un, di un periodo storico in qualche modo eh, rendere più leggero la conclusione. Eh, ti, se, ecco, se mi metti il PDF. Quindi diciamo che eh, questo intervento cercherà di, di ripercorrere da un lato mi dai... Ecco. Come faccio a andare avanti? Per... Questo? Sì. Okay. ok. Allora, dicevo, questo, questo intervento cercherà di in ripercorrere da un lato velocemente il periodo 81-85, ne abbiamo parlato tantissimo a, a partire diciamo, dall'intervento questa mattina di Maristella Casciato, in cui appunto Aimonino è stato assessore agli interventi sul centro storico di Roma. Sul centro storico lui scrive qualcosa pro a proprio a proposito di questa denominazione dell'assessorato. E quindi diciamo impegnato in, prim in prima persona nella gestione pubblica e dall'altro diciamo tenterò di ricondurre questa occasione concreta e reale in qualche modo alla sua attività pubblicistica che come abbiamo visto oggi intelligente, impegnata sul piano teorico che ha senz'altro costituito diciamo la base del suo operato come uomo pubblico. Qua lo vedete in una fo nella foto di, uh, di inaugurazione della, della sede centrale dell'ufficio centro storico all'Aranciera con uh, Giovannetti e, e Lello Panella. Mi piace uh, iniziare questo ragionamento a partire da questo schizzo di Roma del 1962, pubblicato Su origini e sviluppo della città moderna. Da un lato, perché ehm, mi, mi sento coinvolta in questo schizzo <ride> perché eh, ci siamo occupati di, di Fiumicino con Orazio, di centro storico eh, eh, e poi per, perché penso che questo schizzo possa rappresentare bene, la, eh, con, con la sintesi di questo diagramma, i ragionamenti che affronterà come assessore per la capitale e soprattutto lo stile culturale di questo intellettuale al potere. Il disegno mostra molto chiaramente il rapporto di scala tra, cento, tra, centro antico, eh, tra Centro Antico e una parte di città moderna, dove si legge nella did didascalia eh, del libro, le nuove infrastrutture hanno dimensioni tali da eguagliare o superare quelli della città storica. La figura dell'aeroporto di Fiumicino a confronto con il Centro Antico rivela chiaramente le differenze tra le epoche nell'occupazione del suolo e nell'organizzazione della struttura urbana. Aimonino si domanda, con analoghi disegni riguardanti Bologna e Venezia, se sia possibile non solo rispondere alle necessità quantitative, ma anche costruire spazi moderni di qualità dove il centro artico sia parte della città contemporanea. E è, qu è quindi chiaro ad Aimonino, sin dagli esordi della sua attività di studioso, la necessità di individuare i problemi che affliggono la situazione italiana a confronto con quelli delle altre città europee, tema indispensabile per porre le basi teoriche per lo sviluppo della città. Cruciale è stato per l'architetto il superamento di una visione esclusivamente quantitativa dei problemi, mettendo in discussione la struttura e la morfologia della città. Per Aimonino infatti è importante dare forma e materia alle architetture nuove perché, scrive, le origini e le trasformazioni della città contemporanea che abbiamo cercato sommariamente di analizzare dimostrano come l'intervento architettonico sia altrettanto necessario oggi come nel passato. E precedentemente scriveva, se analizziamo infatti i processi di formazione delle capitali dei maggiori paesi europei, Possiamo individuare proprio nella presenza di episodi di carattere urbano rappresentati, cioè architettonicamente risolti, uno dei motivi della loro durata e della loro validità nel tempo. Per Aimonino è dunque importante interpretare criticamente i fenomeni urbani, confrontandoli con esperienze simili e occorre coltivare l'interesse teorico per i problemi della città. Al fine di individuare alcune leggi generali, pochi concetti, scrive lui, da verificare di volta in volta negli esempi concreti, in antitesi con quasi tutta la prassi urbanistica italiana di questo dopoguerra, che imperniata intorno a soluzioni cosiddette concrete si è persa in una serie di episodi parziali, difficilmente riconducibili a una loro validità teorica. Quando nel 1981 viene chiamato da, da Petroselli a dirigere l'assessorato agli interventi sul centro storico, che era stato affidato nella precedente legislatura da Argana Vittoria Calzolari, introduce immediatamente un diverso modo di impostare il settore amministrativo, prendendo le, le distanze dall'atteggiamento ideologico conservazionista che aveva assunto il caso di successo di Bologna come modello per recuperare il centro storico come luogo di mantenimento della residenza, Aimonino preferisce puntare sulla destinazione culturale di Roma, in parte già indicata nel primo quinquennio di Argan. Questi sono gli schizzi molto eh, belli di, di studio e di, molto anche efficaci di studio delle varie epoche eh, della città che sono eh, pubblicati nel, nel libro eh, Aimonino Panella sul, sul centro storico di Roma. Eh, Aimonino fa appello a due fondamentali principi guida. Il primo di natura metodologica riguarda l'acquisizione di conoscenze sulla morfologia e sul processo di costruzione della città. Se, seguendo gli sci, la scia ehm, degli studi di analisi urbana. Il secondo si riassume in uno slogan che recita utilizzare il ritardo storico per costruire una capitale diversa. In questo senso mi ha molto colpito eh, un, un piccolo parte che, che, ho le, che ho riletto adesso per, per preparare l'intervento su origini e sviluppo della città mh, moderna dove lui scrive che non c'è eh, più la dicotomia tra città e campagna e eh, che in un tempo non troppo no, lontano, eravamo nel 65, si, avrà, si, si ragionerà in termini di agricoltura urbana. Quindi trasformare il, il ritardo storico in un elemento di progresso. Eh, significa per Aimonino valutare come dato positivo il mancato ammodernamento di Roma, ovvero il fatto che la capitale non aveva subito le trasformazioni radicali ottocentesche come invece era accaduto per città come Berlino, Parigi, Vienna e Londra. Questo significava ritrovare un centro urbano ancora identificabile e prevalentemente riconducibile alla struttura barocca, e permette ad Aimonino, insieme al suo fedele consulente. Raffaele Panella di ritenere la città stessa con tutta la sua ricchezza di stratificazioni il museo della città. Così scrive Aimonino, mentre nelle altre capitali europee nel museo viene documentata una realtà storica che ormai non esiste più, a Roma è possibile programmare un museo urbano in cui le presenze del passato siano in gran parte ancora visitabili. Tutto ciò non elude, anzi in un certo senso impone la parallela realizzazione di un luogo specifico deputato alla destinazione di un museo della città per colmare una carenza, questa sì eh, inaccettabile. È opportuno ricordare specialmente al pubblico degli studenti, se c'è a casa, il periodo storico in cui siamo, sia per quel che riguarda il dibattito disciplinare, sia per quel che concerne il momento politico. Gli anni Ottanta sono anni di modernizzazione economica. Che è successo? Ah. Ok. Ok. Allora dicevo gli anni 80 sono anni di modernizzazione economica e sociale. Anni in cui la società italiana abbandona rapidamente i caratteri precedenti e l'economia prende forme più vicine a quelle noi, a noi contemporanee. Sono, sono anni in cui si sovrapposero fenomeni novecenteschi in, dissolu in dissoluzione con stimoli del, del secolo che stava per aprirsi, e rappresentano il decennio che ha segnato nel mondo occidentale il tramonto del comunismo e la fine delle ideologie politiche culminate poi alla fine degli anni Ottanta nella caduta del muro di Berlino, ma anche eh, un'ascesa di stanze neoliberiste. Tutto questo in un contesto internazionale in cui gli eventi e i processi storici che si svolgono al di là delle frontiere entrano per la prima volta nel dibattito politico e nell'opinione pubblica, tanto che gli anni Ottanta furono l'ultimo vero decennio del Novecento e il primo del XXI secolo. Proprio in Italia fu ben evidente che il passaggio dagli anni 70 agli anni 80 avesse comportato una cesura nella storia del sindacato. Il dibattito interno al PC e agli altri movimenti e partiti di sinistra finì per diventare molto autoreferenziale e a trascurare quella parte di cittadinanza che si riconosceva in una proposta politica di segno opposto. La nuova sensibilità etica, non più interessata come nel 68 al sociale, ma attenta al privato, genera negli studenti uno stato di sfiducia nei confronti della politica, dei sistemi gerarchici, puntando su una comunicazione più immediata e trasgressiva. Il teatro di alcune proteste di conflittualità è Roma, con il suo Ateneo, uno dei più grandi al mondo, dove nel 1977 ci fu la violenta contestazione da parte del movimento studentesco al comizio del segretario della CGL Luciano Lama. Tre anni dopo, nell'ottobre del 1980, nel cuore della Torino Operaia, si tenne la cosiddetta Marcia dei 40.000, cioè una manifestazione dei quadri e degli impiegati Fiat contro il sindacato, che da oltre un mese era in agitazione e impediva di accedere al posto di lavoro. Si trattava di una dura presa di posizione del ceto medio di fabbrica contro la retorica operaista e, la, e le prassi rivendicative adottate dal sindacato. Al di là degli effetti immediati, cioè la rapida chiusura della vertenza che aveva innescato gli scioperi, il, cor il corteo dei 40.000 ebbe un impatto emotivo enorme. Tra i protagonisti di questa fase della politica italiana va sicuramente annoverato Craxi, che nel 1983 fu in incaricato di formare un governo. Siamo negli anni del pentapartito e dell'ascesa economica di Berlusconi che nell'84 acquista Rete 4 da Mondadori. E gli anni 80 conobbero quindi un, un, un benessere economico diffuso e simbolo e capitale del nuovo miracolo italiano in opposizione al primo miracolo che aveva nella dolce vita romana il suo simbolo è la Milano da bere. Una città dinamica, rampante, ottimista, dedita al lavoro, agli affari e al divertimento trasgressivo. Roma invece aveva appena vissuto un periodo di grande vivacità culturale, ne abbiamo sentito tanto parlare oggi, la prima giunta rossa guida di Giulio Carlo Argan, conosciutissimo storico dell'arte, che aveva già introdotto la presenza di architetti e docenti della Facoltà di Roma nelle iniziative pubbliche e aveva fatto del centro antico della città il moderno centro di Roma, chiamando al suo, al suo fianco il visionario Renato Ricolini. Che restituì ai romani spazi solitamente frequentati da turisti, organizzando a partire dal 77 gli eventi delle mitiche estate romani a Massenzio e in altri luoghi della città. Il riuso dei monumenti antichi per manifestazioni culturali diventa un fatto concreto attraverso anche alcune famose mostre, come Roma interrotta ai mercati di Traiano e Piranesi nei luoghi di Piranesi, mettendo finalmente in relazione il passato con il presente. Sul piano più strettamente disciplinare, nel 1980 la Biennale di Venezia istituisce un settore delle sue attività dedicato in forma autonoma e specifica all'architettura. La decisione riflette il generale clima di affermazione della disciplina e Paolo Portoghesi è disegnato direttore del nuovo se settore. Storico e progettista, colto indubbiamente con capacità politiche, con profondi contatti con la cultura architettonica italiana, si erge... A paladino della nuova stagione postmoderna. La mostra veneziana è importante perché sancisce la presa di distanza dai dettati del movimento moderno, col recupero dei valori della storia del passato e di alcuni maestri rimasti emarginati per la loro prudente ed eclettico operare soffocati diciamo dalla ero eroicità dei Raite e dei Le Portoghesi parla di fine del proibizionismo e di passo avanti verso la laicizzazione della disciplina. Si tratta dunque di accettare un passato che, con la sua presenza, entra a far parte della nuova era post-industriale. Idea qualificante della mostra è quella di puntare sulla progettualità, coinvolgendo gli architetti invitati in un'operazione concreta che dia al pubblico l'occasione di un contatto diretto con l'architettura. Viene pertanto realizzata la strada novissima, spazio dell'immaginario, che costituisce una sorta di autobiografia dei progettisti attraverso le venti facciate dal forte impatto comunicativo. La strada, costruita nei laboratori di Cinecittà, ripropone i temi dell'effimero e della qualità dell'ambiente urbano già, già offerti con l'estate romana. E dopo anni di lotta per la casa emerge il problema della città e della sua ricodificazione edificazione simbolica. A rappresentare l'architettura italiana nella via novissima vengono invitati scolari e da Roma Costantino Dardi, il Grau, Purini e Termes. Nello spazio espositivo posto dietro alla facciata tutti e quattro i gruppi italiani presentano una mostra autobiografica nella quale centrale è il ruolo del disegno di architettura come mezzo di ricerca e comunicazione. La presenza del passato marca infatti un momento di svolta sul piano culturale generale, non solo nel campo dell'architettura e dell'urbanistica. Probabilmente più che per il richiamo al passato o per la voglia di recuperare il classicismo, rivelatisi presto aspetti deteriori del postmoderno, la mostra ha successo perché coglie il generale desiderio di privilegiare l'autobiografia e il linguaggio viene incoraggiata una visione della realtà soggettiva e molteplice, sostituendo a standard e a prefabbricazioni omologanti processi di produzione che esaltano invece l'unicità e l'individualità. Sono questi gli anni in cui, a partire dall'esempio italiano e da quello romano in particolare, il disegno assume nella cultura architettonica internazionale un, un, uno, spe, uno spessore autonomo e dimostrativo, in grado di rappresentare da solo il discorso teorico e astratto sul linguaggio e sull'architettura. Questo fenomeno è da attribuirsi al fatto che sono no, notevolmente cambiati i tempi e i modi in cui si progiu, produce e si progetta, e nell'arco di un dic, decennio, se si confrontano le esperienze romane degli anni 50 e 60, cioè la costruzione delle palazzine, dei quartieri INA e INCIS, le strutture per le Olimpiadi, con quelli degli anni 70, ovvero gli studi sulla grande dimensione, i centri direzionali e le università, i quartieri dei piani per le edilizie economiche e popolari, si riscontra il verificarsi di una divaricazione sempre maggiore tra il dibattito teorico e l'esperienza concreta dell'architettura. Si tratta di quella propensione all'ideologia che lo stesso Franco Purini ammette come carattere distintivo della sua generazione, senza la quale non si possono comprendere le sconfitte e i successi e soprattutto il difficile rapporto con le generazioni che l'hanno preceduta o seguita, e con la conseguenza di un rapporto difficile con la realtà. Nel 1980 Purini pubblica L'Architettura di Telica, primo libro di. Una raccolta di testi desunti dalle lezioni tenute nel 77 all'Università di Reggio Calabria, una presentazione organica del suo pensiero in cui definisce il discorso del progetto a partire dall'immaginario dell'architetto come fine principale. Che ha quello di rintracciare il carattere del luogo come memoria personale collettiva. Tre anni prima, Quaroni aveva pubblicato Progettare un edificio, eh, cercando di raccogliere alcune riflessioni incitanti sui problemi scottanti di una disciplina in forte crisi e di ricomporre l'unità dell'organismo architettonico, sempre più diviso in varie componenti della triade vitruviana. Eh, L'ansia di trovare grazie, risposte trasmissibili nelle nuove generazioni aveva determinato in quegli anni una vera e propria mania nei confronti del termine tipologia, diventato garanzia di scientificità e oggettività disciplinare. Passato il tempo del trionfo della sociologia, dell'urbanistica riformista, dei modelli metaprogettuali, dei discorsi sulla grande scala e sul territorio, una drastica inversione di tendenza caratterizza già dalla metà degli anni 70 la cultura architettonica che si rivolge verso una ripresa dell'attività progettuale. Gli anni 80 vedono poi la definitiva affermazione di questa tendenza che riporta al progetto e che torna a dare oggettività all'insegnamento stabilendo quali ne siano i fondamenti. Ma i pericoli di un discorso sul linguaggio, di un'architettura tutta concentrata su se stessa, vengono sottolineati da Tafuri nella Sfera del Labirinto, pubblicato nel 1980, interamente dedicato alle avventure del linguaggio architettonico. E tornando ad Aimoninio, eh, come interpretare il suo operato? Cerca di rendere il dibattito sull'architettura meno chiuso e concentrato su se stesso. Eh, Carla Aimonino aveva diciamo, sicuramente contribuito a dare un nuovo impulso all'attività progettuale della capitale, anche se nessuna delle iniziative intraprese vide una materializzazione di risultati concreti sul piano delle trasformazioni urbane. In quegli anni si avvia un fondamentale processo di riconsiderazione e rilettura di Roma, rimasto poi come patrimonio conoscitivo e come esperienza acquisita per un intervento sulla città. Negli anni in cui Aimonino è assessore, il dibattito si polarizza su due questioni fondamentali. Da un lato si afferma una visione più ampia della città di Roma che finalmente inizia ad essere letta come metropoli, una metropoli fatta per parti. Dell'ampio territorio edificato spesso abusivamente si comincia a prendere coscienza e nel 1983 esce il fondamentale contributo di Clementi e Perogo, La, la Metropoli Spontanea, che mette in evidenza l'enorme diffusione del fenomeno di autocostruzione urbana. E si avvierà tra l'85 e il 90 quel processo di riconoscimento delle borgate forma formalizzato nella loro perimetrazione in zone eh, omogenee. Dall'altro si diffonde un'attenzione alle questioni della città antica, una delle più ampie al mondo per estensione geografica. Gli interventi di Aimonino sul centro storico inaugurano una seconda fase caratterizzata appunto da progetti strategici con maggiore attenzione alla qualità fisica e spaziale del progetto rispetto all'opera svolta in precedenza da Calzolari ehm, che aveva invece, diciamo, avuto l'obiettivo di ripristinare la vivibilità nel centro storico intesa come qualità dell'insediamento sociale umano. L'azione di Aimonino è volta a ricostruire i caratteri distintivi della città, individuando le aree di nuovo intervento e quelle di riutilizzazione dell'antico. La forma assorbe in sé le qualità sociali e insediative, ma corre anche il rischio di far decadere i nuovi interventi a vuoti simulati. La strategia di Amionino è quella di puntare sull'architettura per rendere il centro storico una vetrina privilegiata delle innovazioni e dei metodi di intervento. Il limite è forse quello di tenere separati centro storico e periferia come se fossero città diverse, considerate unite solo sul piano burocratico e amministrativo, ma a merito di quell'amministrazione è invece aver compreso il ruolo del progetto come strumento in grado di risolvere questioni particolari e circoscritte. Gli interventi strategici hanno un carattere propositivo progettuale molto diverso dagli strumenti urbanistici tradizionali, sono infatti privi di quella rigidità che è in inadatta a una pratica di controllo diversificata nello spazio e nel tempo. L'attenzione sul centro storico è frutto del più vasto interesse per la storia e per la memoria. Uh, con Aimonino si abbia anche un confronto disciplinare con l'università e con gli architetti esterni all'amministrazione all che vengono chiamati a collaborare. Questo scambio ha il merito di riattivare il dibattito sui problemi della città, animi animato anche da una ricca proposta di mostre e di convegni. Si cerca in tal modo di colmare quella separatezza tra mondo universitario, sperimentazione disciplinare e processi reali di trasformazione urbana che dopo il 68 era diventata un fattore quasi patologico della cultura architettonica italiana. I progetti avviati sono finalizzati a fare di Roma una capitale moderna che superi e ribalti in positivo il ritardo storico accumulato. Questa è la tesi presentata dai Maunino e Panella. L'amministrazione comunale partiva dalla considerazione che Roma, sia per il suo storico ritardo e per il suo carattere frammentario, non era ancora adeguata al ruolo di città capitale, di centro rappresentativo della vita politica e culturale del paese, di metropoli moderna. E quindi occorreva proporre un disegno. Eh, più moderno di città, con interventi puntuali secondo la metodologia della città per parti di cui eh, Aimonino parlava. Il merito di quella amministrazione è stato di aver saputo creare quindi queste occasioni di studio e di confronto su Roma di grande respiro e di aver rivolto l'invito alla cultura a presentare progetti per le aree emblematiche della città. Due grandi iniziative in particolare polarizzarono il dibattito coinvolgendo molte delle forze migliori eh, intellettuali italiane e romane. Quello di Progetto Roma, un vero e proprio consulto sulla città per affrontare i problemi del recupero eh, urbano. Queste sono eh, alcune immagini dei, de, delle varie, diciamo, eh, mh, così, incontri che si tennero anche con persone che non erano necessariamente strettamente della cultura eh, appartenenti alla cultura architettonica. In quest'ottica. Uh, vengono elaborati le i progetti per le attrezzature culturali, per il recupero pubblico del patrimonio edilizio esistente, per la ricerca di una nuova qualità degli spazi centrali in cui viene privilegiato l'uso ped pedonale e gli studi sull'arredo urbano. La città dell'Ottocento nei quartieri di Testaccio e dell'Esquilino <coughs> Gli interventi di completamento delle aree disgregate del centro storico, i famosi buchi in piazza della Moretta in via dei Polacchi al Parlamento in corso Vittorio Emanuele, i margini dell'area archeologica centrale dal colle Oppio al Velabro, costituiscono i temi di indagine di cinque laboratori di progettazione organizzati dall'assessorato e dalla cooperativa M di Moschini. L'idea che emerge è che superate tutte le ipotesi totalizzanti di disegno urbano, Roma in quanto molteplicità di luoghi possa essere rappresentata dalla reinterpretazione di questi luoghi e, del, e dalle relazioni fra essi. Il secondo eh, grande tema è il dibattito sull'area archeologica centrale, quella che in sintesi viene chiamata la questione fori e che è stata avviata fin dal 1969. E con un dibattito 79, scusate, che con un dibattito che si era presto polarizzato su due posizioni contrapposte. Da un lato vi era la proposta Benevolo Grigotti per la sovrintendenza archeologica, che presentava un'idea di parco come area delimitata della città, anche se servita da attraversamenti e connessioni. Ad essa seguiva l'idea, nel, nel 85, nel libro di Benevolo Egregotti, eh, Roma, uno studio sull'organizzazione dell'area archeologica centrale e nel 1988 il volume di Benevolo e Scoppola, Roma, l'area archeologica centrale e la città moderna. Dall'altro, sostenuta e poi portata avanti quasi come una missione di vita da Raffaele Panella, era invece la proposta che negando l'idea di recinto andava nella direzione di progettare una serie di soluzioni puntuali per le aree di bordo. Nel disegno di Panella le aree di margine costituiscono i punti di interscambio tra la città antica e la città moderna e sono indisponibili a qualsiasi idea di chiusura. È la lettura del tessuto della città nel suo insieme di stratificazioni a suggerire la soluzione progettuale variabile e di contatto fra la struttura urbana e l'area archeologica. Un immenso lavoro di ricerca e di proposte accompagna il dibattito sull'area archeologica e in generale sul centro storico, che se anche non ebbe esiti immediati sul piano della trasformazione urbana, ha consentito di ampliare la documentazione e la conoscenza del comprensorio archeologico della città consolidata e delle problematiche ad esse connesse. Il dibattito sul centro storico viene pubblicato nei quaderni Roma Centro dell'assessorato. E ehm, una grande mostra del consulto su Roma e un concorso di idee sull'area archeologica centrale avrebbero dovuto concludere la fase propositiva, ma per contrasti politici non si giungerà mai a questi appuntamenti. Voglio terminare con quella che è l'immagine di copertina di questo convegno, ovvero il progetto del Colosso. L'idea, abbiamo sentito oggi più volte, nata da un incontro con la regina, prevedeva la costruzione del colosso neroniano distrutto da Papa Gregorio Magno. Quindi, una statua gigante che alludeva a quell'antica, di cui le uniche testimonianze erano immagini impresse su monete e descrizioni letterarie. Aimonino. Carlo Emonino in, coll in collaborazione con Aldo Monino, Sandro Giulianelli e Maria Luisa Tugnoli progetta un, mono un monolite di marmo in bassolirievo a base quadrata di 15x15 alto 36 metri che sarebbe diventato un elemento di collegamento visivo e di completamento tra il Colosseo e il Tempio di Venere in Roma replicando lo stesso ruolo che il Colosso aveva nell'antichità. Un taglio nell'angolo a 45 gradi permetteva di accedere a una scala scavata nel materiale marmorio che portava al belvedere superiore da cui si, poteva, si potevano ammirare i fori, il Colosseo e le rovine del Colle Oppio. Una meravigliosa invenzione per permettere tutto ciò che nella vita è imprevedibile... Avrebbe detto Aldo Rossi nell'81, quando pubblicava per MIT Press la sua autobiografia scientifica, nella quale rivelava il suo amore per il San Carlone di Arona, un'opera da lui più volte studiata e disegnata. Una statua abitabile, anch'essa di 35 metri di altezza, da cui osservare il, il panorama del lago Maggiore. Con gli strumenti architettonici, dice Aldo Rossi, noi favoriamo un, un evento. Perciò il dimensionamento di un tavolo o di una casa è molto importante. Non, com non come pensavano i funzionalisti per assolvere una determinata funzione, ma per permetterne più funzioni. Mi piace. Eh in questo anche vederli vicini, il San Carlone il Colosso, Rosso Rossi e Monino, due giganti dell'architettura italiana. Beh, io scusate, Intanto ringrazio Alessandra, ringrazio anche i relatori che l'hanno preceduta perché credo che ci sia stato, ci siano stati dei passaggi molto, molto significativi oggi e eh, ad illustrare aspetti trasversali tra questo, chiamiamola così, eh, fucina Uh, immaginativa di questo intellettuale che riflette, riflette. Dobbiamo sempre mai, mai separare la dimensione immaginativa da quella razionale in Carlo, perché in questo era veramente un uomo d'ordine anche dal punto di vista delle idee. E dall'altra parte è evidente che questo mettere a posto, mettere a posto anche. Come sapeva mettere a posto l'album delle sue fotografie, dei suoi disegni? E persino metteva a posto i titoli dei libri quando non gli piacevano. Fondamenti della composizione è diventato sfondamenti di composizione con una S aggiunta da lui che era assolutamente perfetta nel carattere e nel tipo da non distinguerla addirittura dalla, dalla, dal, dal titolo originale. Era in questo assolutamente fantastico cioè mania di completare a suo piacimento qualche elemento che non andava proprio nella riga giusta ma al di là di questo volevo anche ringraziare la, la estesa e anche articolata ehm, testimonianza di ciascuno in questi due giorni perché personalmente, lo dico con grande sincerità, ho imparato molte cose e, e, ho, e ho riflettuto su cose a cui non ero eh, arrivato davvero a riflettere, spunti che sono nati anche da questi coni ottici paralleli proiettati su Carlo. Coni ottici paralleli vuol dire coni ottici che non sono convergenti nell'osservazione dell'unica figura. Perché in realtà diciamo i tre aspetti che abbiamo sottolineato all'interno di questo convegno eh, sono anche aspetti che tendono di farsi spazio tra loro, delle volte anche eh, diciamo, accentuando eh, elementi di conflitto, che poi sono anche sostenuti con grande fatica. Allora, io adesso darei, siccome abbiamo questo giro finale. La tavola rotonda non si può fare nel senso tradizionale del termine, perché tanto non, non abbiamo una tavola rettangolare, non è rotonda e poi perché non ci possiamo mettere tutti attorno al tavolo. Allora Faccio una proposta ai nostri ospiti di venire qui, ehm, diciamo ciascuno, a dare una, eh, ehm, uno spunto di riflessione su quello che vorranno, su quello che hanno sentito, su quello che hanno... Elaborato e darei: scusate, io darei no, 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 uno alla volta perché perché così è, è complicato. E poi direi che eh, facciamo un giro, sì. Manuel Orazzi è collegato intanto, e poi credo che sia. Eh, da remoto anche l'assessore Montuori che però in questo momento è in, in una visita con la sindaca e quindi quando è il momento magari gli telefoniamo e a centocelle gli telefoniamo se si vuole connettere o se no eh, o se no anche no e se non può no 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 la persona che viene parla da qua io mi siedo qua allora io comincerei con Pippo Pippo Ciorra ah no Naturalmente evito di presentare, sono Pippo Ciorra, Luca Montuori, Manuel Orazzi, Clementina Panella, che è l'unica archeologa, però è qui non solo in quanto sorella di Lello, ma perché ha collaborato con Lello e poi insieme hanno costruito quel master di architettura e archeologia di cui è erede l'attuale diciamo, direttrice Alessandra Capuano. E poi Maurizio Sabini che abbiamo intercettato eh, eh, dalla, dalla sua università americana, lo abbiamo intercettato in un passaggio italiano, tra l'altro lui insegna anche in Italia e sono molto felice di ospitare oggi. Pier, prego Victor. È un po' un brividino per me, perché non parlo spesso in questa. Nella sede dove ho studiato, mi sa, è come se fossi riuscito a sgattaiolare di notte in una città da cui io e molti miei amici siamo stati esiliati, come dire, molto tempo fa. Parlare di Carlo Emanino ovviamente invita a moltissime. Io, diciamo, è stata la mia nave scuola, come può. Forse testimoniare Aldo l'ha fatto notare Maristella con un articolo che lei ha pubblicato. Il mio primo testo pubblicato su un libro era l'articolo che ha citato Maristella stamattina, appena la laureato, e la le interviste, le recensioni alla triennale, eccetera. Però vorrei lasciare a Manuel, che ha fatto questa bellissima mostra con eh, Livia e Silvia, tutta questa parte diciamo di testimonianze. Vorrei fare un attimo. La, il ruolo dell'aspirante studioso che continuo a inseguire nella vita. Allora penso che forse a questo punto Carlo è morto da più di dieci anni si possa cominciare a capire qual è la differenza tra il lascito di Carlo Aimanino, cioè la gran quantità gran mole infinita sconfinata che Alessandra ha cercato di riassumere adesso di cose che ha fatto che ha visto che ha disegnato che ha governato Eccetera, è quello che forse bisogna lottare per, per portare nel futuro, no? Cioè, qual è cos'è di Carla Imonino che dobbiamo cercare di ricordare. E, e allora, quindi, se qualcosa rimane, no? Com'era la canzone tra le pagine chiare e le pagine scure, perché ci sono anche sempre quelle scure. Allora, la prima, la prima cosa è quella però che ha raccontato Raffa Moneo meravigliosamente ieri, cioè. Carlo Aimonino è una delle grandi porte di accesso alla vicenda di una generazione molto importante che è stata fondamentale eh, nello scenario globale dell'architettura, che ha tessuto, come credo abbia raccontato Gabriele, rapporti internazionali, che ha fatto sì che l'architettura italiana fosse, diciamo, egemonica. Eh, per un certo periodo e sotto un certo punto di vista, perché naturalmente tutto quello che si vedeva era una parte di quello che succedeva, ma comunque, ecco Carlo, ha, per il ruolo che ha avuto allo IUA, per il ruolo che ha avuto a Roma, per la sua capacità di tessere relazioni, rapporti tra l'architettura e la società, certamente era un ganglio non secondario di quel sistema. Quindi, se si vuole studiare quella vicenda, come ha fatto molto male in maniera estremamente confusa con quella terrificante mostra al Bubur che si chiamava La Tendenza e dove c'era dentro pure Minonna in pratica e, ecco a Carlo Imonino è un soggetto dal quale non si può prescindere proprio per, la, per il fatto di essere dentro ma anche di organizzare gli altri no? e, oggi abbiamo premiato Paolo Portoghesi con il premio alla carriera no? e, e a parte che dovrei rimettere la giacca perché lui pur essendo a casa si è presentato perfetto con questo completo di lino bianco, il papillon scuro e mi ha riprecipitato immediatamente in quel clima da bere che raccontava Alessandra prima in cui diciamo la forma si estendeva a tutto le 24 ore del giorno della vita degli architetti. Cioè dalla dal caffè la mattina, da Rosati, al pranzo alla casina Maladie, alla sera al Piper quando si presentava Eupalini. Allora, quindi Carlo, è un accesso importantissimo a un sistema di documentazione, storie, racconti, editoria, progetti che servono a raccontare gli altri. Questo è quello che ci voleva dire Rafa ieri e lo confermiamo molto volentieri. La seconda cosa è che Carlo Imonino, non so qualcuno l'avrà già detto perché io non potevo essere sempre presente, fa parte di una ristretta elite, elite la chiamo così per dire numero di persone di Roma, cresciute, radicate a Roma che però non si è fermato a Roma, cioè era uno dei ponti tra Roma, Milano, Venezia, eccetera. Sono pochissimi, perché ai romani gli piace fare cose a Roma, fai disegni e tutte queste cose qua, Carlo eh, ha spiccato il volo quasi subito, forse grazie anche alla politica. Grazie a tante cose, diciamo Carlaimonino, Franco Purini, in qualche modo e Paolo Portoghesi, che a Milano era, no? era preside quando quando lui, i e compagni vengono sospesi poi dall'università per troppo fiancheggiamento del movimento degli studenti, e quindi Carlo è tra, è, fa parte di questa schiera di persone che Roma l'hanno anche saputa lasciare quando era il momento. Che è una cosa, come vedo bene nella vita dei miei nipoti, che i romani fanno con gran fatica, e, e questo è un gran merito. E forse il primo a dargli l'azzica, come dice Roma, lo stimolo per... Capire che quello che lui faceva nel contesto romano poteva avere un ruolo molto importante nel contesto nazionale e internazionale è quel famoso numero di Casabella di Tentori, in cui Tentori, mettendo a confronto questa algida ruvidezza continuista dei milanesi e la vivacità barocca di, dei romani, chiaramente, poi lo pubblica, lo dice, lo scrive. E lo mette su quel numero di Casabella del 63, credo, fa, e, e, in cui dice: Guardate, dice ai suoi colleghi veneziani e milanesi: Guardate, che a Roma c'è forse più vivacità di quanto ce ne sia in questo momento a Milano e anche a Venezia. Quindi il secondo punto molto importante, secondo me, è, questo è è un tessitore al di là dei confini di dove si è consolidata la sua figura, la sua formazione, i suoi rapporti familiari, piacentini, quello è tutto qua. Eh, terza cosa, i progetti. Io naturalmente non sono, sono mai d'accordo con Peter, però diciamo, non, eh, non sono d'accordo con quello che ha detto Eisman stamattina, cioè che, eh, che, che a, ieri, scusate, che Aldo è l'architetto e Carlo è il politico. Diciamo, secondo me eh, è vero che Aldo non è il politico nella, nel modo in cui non era Carlo, quello era Carlo, ma certamente Carlo... In diversi momenti della sua carriera è stato fortemente architetto e ha anche fatto almeno tre... Io, io non, non lo amo il Colosso perché mi dà un senso di angoscia terrificante, mi dà quest'idea, idea di questi anni ottanta di illusioni, rifacciamo i buchi, la città che poi è sfocata in un parcheggio sul Tevere, E allora il Colosso era la sublimazione no? autoreferenziale di tutto questo, il segno bellissimo, elegante, barocco e per una volta postmoderno della sconfitta. Però diciamo la palazzina di Viarbia, la cito solo perché l'ha raccontata così bene Moneo ieri, il Gallaratese, perché il Gallaratese e il Gallar -Moneo è un capolavoro. Noi tutti dobbiamo sempre dire che è più bello quello di Rossi perché siamo fedeli a una diciamo, religione. Eh, a cui ci siamo iscritti o siamo stati iscritti da piccoli, ma il Calaradesa di Carlo è una, di una potenza architettonica che poi funziona perfettamente per far apparire, come dire, perfetta anche la presenza eh, di, quella, di quel bellissimo capolavoro comunque che è quello di di Aldo Rossi. Come disse una volta, c'eravamo io, Aldo, forse eh, Carlo e beh, ho preso Rossi perché mi serviva qualcuno da mandare a fare carte in comune, no? disse una volta, un... al, stando al Gallaratese, davanti ai dottorandi Villard. Ora, ovviamente scherzava, però io credo che quello è innanzitutto la capacità di tenere dentro tutta questa complessa riflessione sulla città che la modernità non aveva saputo disegnare, la storia gli innamoramenti lontani dai costruttivisti, i neoplastici eccetera e anche dentro proprio quello spirito di modernità che in quell'architettura di Carlo era ancora fortissima e che in quel caso eh, per me trionfa proprio con grande potenza. Allo stesso modo poi vi ci passo spesso anche se lì diciamo, il rapporto con la realtà e la società più complesso, il campus di Pesaro che per me è un altro spettacolare progetto di architettura, diciamo, forse rovinato dal fatto che poi ha fatto la casa e che i pesaresi si sono inferociti contro quella casa, eh, però diciamo io quello non lo toglierei da nessuna storia dell'architettura perché credo che sia un progetto veramente molto importante. E poi forse l'ultima cosa che ricordo che per me è l'identità di Carlo Amino Acquero, al quale peraltro ero molto affezionato. Eh, sono i disegni per, il, per, diciamo, per il, il, corrottissimo concorso che fa Aldo Rossi per la Biennale 1985, Carlo che, diciamo, un po' ha voglia, un po' non c'ha voglia, si chiude negli ultimi giorni a casa e fa tutti i disegni a mano libera, in tasca, a rimborso, e, eh, e però fa dei disegni bellissimi in cui ripensa a Venezia, torna su Venezia. E anche quello per me è una traccia che è molto importante ricordare. Poi quella era la Roma, era la Roma della Scheffer, come dire, era la Roma dell'amore della, eh, dell per il segno, il disegno e quello che il disegno poteva fare in termini di città. Chiudo rapidamente. Penultimo, la Carlo è importantissimo perché rappresenta la politica dell'architettura, cioè tutto quello che si poteva fare in ambito di... Eh, territorio politico grazie all'architettura Carlo crede alla città eh, la studia, la impara, la analizza a Berlino, a Lisbona dove gli pare, e poi, dopo, proprio per quello, è in grado di eh, avvicinarsi alla questione dell'assessorato a Roma eh, come, con, con, con la consapevolezza di quello che voleva fare. Poi, dopo, la realtà è complessa, questa città è un cesso e quindi oltre un certo limite non si poteva andare, però Carlo riuscì a coagulare tutta la cultura architettonica nazionale intorno a quella vicenda partendo dall'architettura, non partendo dalla tessitura eh, politica della cosa. E, e al contrario, secondo me, l'ultimo punto, lui è anche l'architettura della politica, cioè tutti, la mia generazione, eravamo pieni di questa storia dei Tafuri che diceva gli architetti fanno i supplenti, no? Indovina. Eh, Carlo Vimonino, la Cabellini in fondo è stata un supplente, pure lei cioè tutti quelli che visto che la politica non, 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 non faceva, allora andiamo noi a fare partiva da Olivetti da Zevi, tutta questa cosa qua e Carlo lo fa cioè dice se, se, se è vero quello che dice Tafuri cioè che non può esistere architettura perché qualsiasi architettura abbiamo in mente, poi dopo viene corrotta dal suo rapporto con la struttura di funzionamento del capitalismo allora proviamo a noi andare a vedere se si può fare politica in modo tale da preservare dell'architettura e di fare dell'architettura lo strumento di una di un di una disegno no? nuovo della città. E lì poi c'era, ovviamente, ho sentito un sacco di volte questa parola comunista. Comunista, forse un giorno bisognerà entrarci sul serio su questa questione. Purtroppo, Gianluigi che è uno che a queste cose ha dedicato molte energie, eh, non ha potuto parlare. Però, insomma, quest, questo tema del comunismo prima o poi andrà affrontato, però era. era chiaramente una però è appunto c'è un gran comunismo ma c'è una grande passione per queste città borghesi europee eh no Berlino appunto le città della grande e bella borghesia europea che sapeva disegnare la città quindi questo è un bellissimo paradosso una contraddizione che sarebbe bello aprire però ecco e lì sono tante cose sono interessanti questa alleanza un po' tattica col postmodernismo cioè Paolo Portoghesi quindi che porta tutta questa massa di persone che si, già, che si sta coagulando intorno a Portoghesi alla Via Novissima a fare massa, e il, 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 con la cosa sui fori la coordinava Moschini, cioè un personaggio complesso. E i documenti li preparavamo Francesco Carofalo, che manca moltissimo a questo convegno. E io, in questa specie di eccitazione eh, incredibile, in cui sembrava che veramente si poteva arrivare a ridisegnare Roma. Poi dopo Pecoraro faceva i beletti, no? perché qui c'erano un sacco i beletti in quegli anni. E, ecco, i beletti in genere è difficile cambiare la città. Però ecco, c'era un ottimismo incredibile che veniva proprio dal ruolo politico che lui riusciva a trasmettere dentro il tessuto e il territorio dell'architettura. Per cui per questo, nonostante appunto poi la storia è quello che è, penso che sia una, una traccia importante. Ecco, questi secondo me sono i cinque punti. Dell'architettura. Se devo dire una, un lato scuro, perché io dico sempre le cose antipatiche, quindi una la devo dire per forza. Allora, che cosa? Ma non Carlo, proprio tutta questa generazione ci ha lasciato, secondo me, nella merda: è che avevano disegnato una istituzione universitaria disegnata un po' come luna rossa eh, di quest'anno, cioè un tale oggetto sghembo asimmetrico irregolare che guidata da Francesco De Angelis e Russell Coutts navigava e volava la meraviglia passati loro c'è un'implosione che per me dura da appunto dura da 30 anni di cui tutti noi siamo vittime e carnefici allo stesso tempo ecco questa io questa accusa l'ho formulata già tante volte ma ecco penso che loro si sono divertiti un sacco ma diciamo di eh, che poi dopo di loro ci sarebbe stato un gran bel deluge sembrava piuttosto chiaro fin da quel momento. Grazie Si sono pure qualcuno si è pure lamentato di aver lasciato le cose peggio di come le ha trovate come se dentro questo, questo passaggio la responsabilità personale non ci fosse detto questo ringrazio, ringrazio Pippo per queste riflessioni e Voglio ricordare una cosa che ha citato Pippo e che mi ha fatto venire una, uno script, in mente lo script, la, la, la didascalia che l'accompagnava. In quei disegni a cui facevi riferimento della, della corruttissima, come l'hai chiamato tu, biennale Rossana dell'85, quei disegni sul bacino di San Marco che inquadrano. Praticamente una città che è mh, eh, pullulante di opere eh, trovate, eh, infilate, pensate di, mh, diciamo, ripensate, perché il teatrino del mondo, Carlo Monino, lo avrebbe voluto fare in pietra d'Istria. Ecco, c'era scritta una frase che, era, che recitava più o meno così, però non ve la cito a memoria perché non me la ricordo. Cioè, Cose belle perché si possono fare. Che è, secondo me è una chiave molto interessante rispetto a quello... Allora, Titina Panella. Uh, ah, eh, Manuel, scusami Manuel, eh, facciamo, facciamo parlare Titina e, che e, ma certo, ma certo. e, poi, e poi ti do la parola e poi a Maurizio. Vai. Buonasera, io vi ringrazio per l'invito, te Orazio Emanuela, eh, anche se ovviamente eh, le mie particolarità, le mie conoscenze e le mie esperienze eh, riguardano campi eh, affini, quelli dell'archeologia, presenti, devo dire, eh, ossessivamente nella... Eh, produzione di Aimonino. Uno dei divertimenti, diciamo, che uno può avere, che si possono avere nello sfogliare ora il catalogo della mostra della Biennale, è quella di rintracciare non soltanto gli oggetti archeologici, queste membra che eh, esistono e sono documentati e sono Così presentati e schizzati nei tanti disegni di architettura, che non sono soltanto peraltro pezzi antichi o monumenti antichi, ma anche eh, altri eh, modelli diciamo, dell'arte eh, dell italiana, dell'arte mondiale. Quindi è questa vicinanza eh, che abbiamo sentito, che ho sentito nel, del, nel, nel corso del tempo. Eh, con eh, Carlo, con mio fratello, con mia cognata, con mio marito. Eh, L'humus architettonico è qualcosa che poi in, in certa maniera ha guidato anche eh, la mia attività sul campo. Ecco, attività sul campo che si svolge dal 1983-84, prima sull'oppio e poi eh, dal 1986 nella piazza del Colosseo e poi dal 2001 su Palatino. Quindi un'area esplorata eh, che va dall'Arco dal di Costantino all'Arco di Tito per 4500 metri quadri, un grande progetto di archeologia urbana a cui doveva corrispondere un progetto di architettura urbana. Eh, chi mi conosce sa che sono molto pessimista. Eh, al contrario, alcuni miei colleghi, come Daniele Manacorda, che è più serafico, è più tranquillo e guarda la realtà con maggior distacco. Avendo vissuto per 35 anni in quella piazza, eh, praticamente eh, io ho scavato, ho raccolto il passato, tre millenni di storia, ma nel frattempo... Ho vissuto il contemporaneo per 35 anni. Ho visto tutti quelli che passavano dalla piazza del Colosseo, ho visto come si trasformava la zona dei fori imperiali e dell'area del Colosseo. La non soluzione, nell'ambito di una generazione, la mia, di eh, problemi ai, ai quali abbiamo dato in tanti esperienze, eh, studi. Eh, Anni e anni di ricerca che si volatilizzano nel nulla. L'intervento di Adriano e La Regina mi ha tolto quasi tutti gli elementi, diciamo, che sono nel rapporto tra archeologia e architettura e pianificazione e progetto. Mi ha tolto meno male, perché altrimenti avrei dovuto in qualche modo imbastire anch'io qualcosa. Quello che non ha sottolineato forse bene, anche per la fretta, diciamo poi per i pochi minuti disponibili, è il fatto che nel 1981, tra l'80, l'80 e l'81, nasce la legge Biasini, che la legge eh, è stata eh, un elemento diciamo, di contesto straordinario nell'ambito della eh, conservazione. Eh, dei monumenti marmore di Roma e l'intelligenza di Petroselli, dei Monino e dello stesso la regina in questi anni strepitosi che sono stati gli anni 80 dall'80 al 90 è stato quello di approfittare del restauro tra virgolette dei monumenti marmore per aprire la città per aprire la città alla ricerca che non, è, non era soltanto evidentemente la ricerca archeologica in se stessa, la ricerca del passato, ma quella di tentare di ehm, coinvolgere le istituzioni più diverse, da quelle universitarie a quelle romane, a quelle straniere nel proporre, nel presentare questa specie di parterre eccezionale che è Roma, eh, al fine di indagarla, al fine di capirla, al fine di eh, metabolizzarla e di diffondere anche eh, non soltanto conoscenza e conoscenza storica di tutti i periodi. Chi fa archeologia oggi non ha limiti cronologici, non, eh, si vive dal, dall'attuale, dal moderno fino al geologico, insomma questo è un altro dei portati del, del sistema o dei sistemi che eh, si sono affermati nel frattempo nell'ambito delle discipline, la disciplina eh, dell'archeologia sul campo. E Quindi questo è stato veramente un momento straordinario, che non è soltanto un momento appunto di progettazione, ma è stato quello dell'apertura di una città chiusa, conservatrice. Non si è parlato dei contrasti accademici, ma dietro i contrasti accademici Roma ha delle vitalità di conservazione e di regressione, di repressione del, della spinta, diciamo, eh, innovativa eh, di cui non si ha veramente idea e che si riflette poi nelle istituzioni. A questo punto, riprendendo un pochino il discorso di Adriano la Regina, di quanto effettivamente è stato fatto in, in, a partire dagli anni Ottanta, con poi una ricaduta che è durata anche un po' più a lungo, diciamo, negli inizi degli anni 90, e poi, e poi, e poi il blocco, e poi il nulla, e poi tutto è rimasto in qualche modo eh, così. Io ho rivisto il, e consiglio anche ai giovani la rilettura del, del libro di Aimonino. Eh, sull'architettura eh, sull di Roma Capitale. Eh, 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 si individuavano tre sistemi. C'era il problema eh, ovviamente dei fori imperiali che coinvolgevano anche la piazza del Colosseo irrisolta, come risolti sono i fori imperiali dopo 40 anni. Eh, il sistema, un sistema era quello dell'Esquilino e ehm, eh, Alessandra ha fatto vedere delle immagini, un altro sistema da indagare, non tre i sistemi, era eh, quello dell'Esquilino il e testaccio, il testaccio. Vi devo esprimere tutto il mio pessimismo, cioè rendiamoci conto. Oggi noi attraversiamo il testaccio, noi attraversiamo l'esquilino, noi attraversiamo i fori imperiali. Devo dire che per i fori imperiali a partire dal giubileo del 2000 e prima del giubileo, quindi gli anni 96-97, qualcosa si è mosso. Cioè nel senso che ci sono stati grandissimi scavi eh, ai lati della via, dell de via dei fori imperiali con una ricaduta di conoscenza. Eh, storico-archeologica inimmaginabile questo è il da un dato l'altro dato è l'assenza di una sistemazione cioè siamo ancora lì che aspettiamo eh, a partire dal 2007 eh, finiscono gli scavi eh, diciamo, del foro di Cesare e del foro di Traiano è continuato soltanto eh, il foro di nerva il templum pacis ma anche lì la situazione è rimasta appesa eh, tra eh, un intervento che ha visto anche un, la roma 3 l'università di roma 3 eh, presente eh, una sistemazione tra virgolette qualsiasi e poi la rottura Data, data, da, da, dalla presenza di Largo Ricci e quindi dal resto non ehm, unificabile, unificato con il resto del Tempio Pacis, che è incomprensibile, come incomprensibile, purtroppo, per questa mancanza di eh, interesse di eh, relazionarsi eh, con la città rispetto ad una massificazione impressionante del. La zona archeologica monumentale rappresentata dai livelli fuori dal Colosseo. Ecco, immaginate 25.000 presenti al giorno nel Colosseo. Questo è il risultato, diciamo, di 35 anni di chi là sotto a 5 mesi di profondità stava a cercare di recuperare brandelli o mh, parti più o meno importanti della città più antica. Ma un'ultima cosa, eh, voglio dire tanto per ricol ricollegarmi rispetto alle mi alla mia attività, rispetto alle mie esperienze al lavoro di Carlo. Eh, probabilmente uno degli aspetti più nuovi dell'archeologia, eh, devo dire italiana, perché ci siamo molto mossi in questi ultimi 40 anni, in queste ultime generazioni la mia e quella che è venuta immediatamente dopo, ehm, per, dare, per creare delle regole del gioco che, avessero, eh, che fossero eh, accettate, accettabili, utilizzabili dalla comunità scientifica internazionale e devo dire che siamo stati per tanti versi. L'Accademia Romana è stata eh, abbastanza eh, egemone, diciamo, da questo punto di vista, e ha avuto un'importanza notevole nell'ambito dello svecchiamento degli studi e delle proposte eh, innovative, soprattutto di metodo. L'ultima ondata, diciamo, le ultime riflessioni sul rapporto tra città e eh, antichità e mondo antico ehm, è rappresentata da quella che oggi si chiama l'archeologia pubblica. È un percorso che comincia agli inizi del, di riflessioni, che comincia all'inizio del, del 2000, tra la fine del, degli anni 90 e l'inizio del 2000, e che si è andata maturando, eh, diventando anche oggetto di manuali. E nel 2020 la pubblicazione di Giuliano Volpe, eh, che insegna archeologia a Bari, eh, di un volume dedicato appunto all'archeologia pubblica, e l'archeologia pubblica è diventato un elemento di dibattito. Ma che cosa significa nel, alla fine l'archeologia pubblica? Significa una presa di eh, eh, responsabilità da parte dei cittadini e non degli specialisti eh, dell'antico o comunque della città nel suo farsi, nel suo evolversi, nel suo trasformarsi. Aveva cominciato una mia collega ad interrogarsi su questi problemi, che è Andreina Ricci, con un libro bellissimo che si chiama Sopra la nuda al pietra, siamo nel 94, e poi siamo andati in qualche modo avanti fino, vi dico, a questi ultimi elementi anche del dibattito eh, che... Eh, indicano in qualche modo un, un percorso diverso anche della fruzione, oltre che della sistemazione e della valorizzazione della città storica, qualsiasi essa sia. Ebbene, queste erano le mie conoscenze fino a qualche momento fa, qualche giorno fa, quando stavo pensando a qualcosa da dire a conclusione di questo eh, incontro, in, questo convegno che ho seguito, devo dire, con partecipazione. E mi sono trovata di fronte a questa, eh, a queste, a questa pagina, è una pagina di eh, Aimonino. Questo libro che è stato evocato di Officina Roma Centro Storico con eh, Raffaele Panella. Ebbene, recupero. Il centro storico va perciò recuperato nella sua interezza fisica anche se molti mutamenti nelle destinazioni d'uso ne hanno in parte intaccato la precedente omogeneità, trasformandone il ruolo complessivo. Questo ormai l'abbiamo sentito tante volte. Il recupero è pertanto non solo una garanzia culturale per conservare un patrimonio che può e deve essere sempre più collettivo, ma soprattutto la caratteristica più evidente che una città capitale moderna può e deve trovare mezzi e gli strumenti per difendere e valorizzare la differenza, anche su questo abbiamo sentito. E qui si apre una questione forse lontana nella pratica, ma che può essere impostata teoricamente già oggi, siamo nel 1983. Il Centro storico di Roma, lo abbiamo affermato più volte deve essere sempre più a servizio di tutti i cittadini come luogo di rappresentanza politica e di cultura innanzitutto, ma anche di svago e di divertimento. Ma il ruolo di Roma e anche nazionale e mondiale, e non vi è dubbio che in base a questo ruolo, ruolo, il centro storico è e sarà sempre più a servizio anche degli italiani e degli stranieri. Si sovrappone così un ulteriore elemento che travalica i rapporti precedentemente accennati tra la parte di città e la struttura urbana complessiva e in queste relazioni nazionali e internazionali un elemento che contribuisce a sua volta a qualificare la differenza sia per quanto riguarda le rappresentanze politiche e quelle culturali sia per le presenze turistiche di tutti i tipi come democratici e cittadini nel mondo pensiamo anzi che lo sviluppo delle conoscenze di altre culture e di altri popoli altro elemento che è diventato fondamentale oggi come oggi perché di fatto eh, chi, chiunque si trovi ad attraversare Roma si trova di fronte ormai a una globalizzazione della presenza turistica e quindi una difficoltà da parte di noi addetti ai lavori di comunicare una storia che è una storia nostra ma che deve diventare in qualche modo anche storia degli altri e questo è qualcosa che qui viene almeno eh, in intravista, in, indicata, intrapresa. Ecco allora che il centro storico, a quanto più è restaurato, attrezzato, fruibile e perché no, godibile, tanto più si presenta come un'area privilegiata da offrire teoricamente a tutti. Ed è in questa prospettiva che va progettato anche partendo da fatti concreti e parziali. E qui, fase, frase famosa, vivere a Roma è un privilegio, comporta dei diritti ma anche dei doveri. Affermava polemicamente Petroselli. È per questo motivo che abbiamo condiviso in pieno le proposte i primi atti per il recupero dei fori imperiali e dell'area archeologica, vedendo in questa occasione eccezionale per il tema e per le finità culturali e sociali il punto di avvio di un diverso assetto della parte centrale della città, in funzione dell'ipotesi generale prima accennata. Ecco direi che qui. C'è questa linea che unisce, questo filo rosso che unisce ai Monino, che unisce mio fratello, che unisce tanti intellettuali e tanti professionisti e tanti architetti, <ride> archeologi. Okay. Eh. Grazie mille. Non, non ho presentato Titina che forse all'interno della nostra comunità, forse i più giovani non sanno neanche, ma insomma è una delle più importanti archeologhe a livello internazionale e eh, delle conoscitrici profonde dell'area dell archeologica centrale, eh, che proviene da una tradizione importante che deriva proprio da quella che fu chiamata archeologia democratica no? Titina? Eh, lo, la scuola di Bianchi e Bandinelli che poi attraverso Garandini è arrivata e, e devo dire questa è anche la scuola che ha prodotto diciamo quello che si chiama archeologia urbana che è una parola che prima non era conosciuta di cui è stato anche Titina e diciamo e Daniele Malacordo sono i due dioscuri fondamentale. Bene, adesso abbiamo Manuel Orazzi che potrà intervenire. Scusami Manuel, ma qui la cosa, e poi mi scuso anche con Maurizio, però Maurizio ha il privilegio di, no? di fare la chiusa. Prego Manuel. Sì, grazie. Volevo, diciamo, vabbè, non voglio che sia stato un convegno molto ricco e insomma volevo magari così riprendere un tema sollevato da Pippo Ciorra sul comunismo nel senso che forse è anche arrivato il momento di, di fare appunto di andare oltre questa etichetta e sicuramente ha ragione io purtroppo ho perduto l'intervento di Cohen perché ho un problema con mia figlia con l'asilo nido però ehm, spero di non ripetere altro io credo che sia stato molto... Cohen non ha fatto l'intervento, Manuel, te lo dico, perché non è stato bene. bene, e ci ha mandato un messaggio, però, quindi non l'hai perduto. Va bene, allora, volevo fare questo, diciamo, perché il suo libro ov ovviamente si è famoso sull'italofilia, si occupa delle sfumature tra architettura e politica, il confronto negli anni 60 e 70, ovviamente... Ehm... Siccome ho, ho trovato estremamente utile l'intervento di Salamarini, ma anche quello di Federico Bilò di ieri su, sulle evoluzioni etim etimologiche, anche delle scelte linguistiche da parte di Monino, questo Bilò, e, e poi quello del confronto di Salamarini con Tra De Carlo e Monino, un confronto che nella mostra c'è e che diciamo esplode a Pesaro, ma comincia a Matera a Spine Bianche, ed è molto importante perché. De Carlo insomma, esce, arriva terzo, no? Viene, ha una menzione con un progetto opposto a quello presentato da Imonino, però comincia un confronto eh, che dura a lungo insomma, e che secondo me interroga ancora oggi l'architettura italiana, perché sono veramente due modi di, di pensare alla città e di tenere insieme l'architettura urbanistica in un progetto complessivo. Però ecco, se vogliamo scendere e decostruire, criticare il termine, l'aggettivo comunista, qui il confronto lo dobbiamo fare con Melograni, con Carlo Melograni, che ha due anni più di Aimonino, è ancora vivo, è ancora attivo, abbiamo pubblicato un libro quest'anno, tra l'altro ripubblicato un suo libro Progettare per chi va in tram. Ecco, guardando i riferimenti di Melograni che studia nella stessa facoltà, si laureano insieme, nella mostra c'è proprio ci sono dei disegni ehm, goliardici di Aimonino per la laurea in cui disegna Melograni dove assomiglia a Mao perché è considerato il più integralista. C'è anche l'aggettivo melogranitico per dire. Bene, i due architetti che scrivono di più sul contemporaneo la rivista più libera del Partito Comunista negli anni 50 e 60, cioè quella non diretta da Togliatti come Rinascita, e però poi entrambi ogni tanto scrivono anche su Rinascita, sono gli architetti più in vista forse, insomma, del partito più ufficiali, bene, sono due architetti completamente diversi, diversi antropologicamente, ehm, ma poi diciamo, lo vediamo anche nei, nei riferimenti, nei riferimenti architettonici, melograni eh, per la progettazione di un, di un design democratico, i suoi riferimenti sono il Bauhaus naturalmente, e, e, e su questo costruisce un sodalizio con Leonardo Benevolo. E per più di dieci anni con Tommaso Giuro Longo condividono uno studio. Fanno la Fiera di Bologna, dove c'è Campos Venuti, sempre coetaneo che si lavora con loro. Eh, che è appunto un progetto che guarda in quella direzione. Invece, Monino, no. Con Rossi e gli altri, con Dardi, poi nelle varie fasi, eh, ha altri riferimenti, non crede nella Bauhaus. Eh, ed è ovviamente un comunismo differente, guarda la città socialista, cosa che Melograni non fa, e, e anche Benevolo non fa. Tant'è che, appunto, come è noto, eh, Origine e sviluppo della città moderna è, è un libro scritto contro quello di Benevolo, che ha il titolo quasi uguale, insomma. Ehm, Ecco, è il momento sicuramente di andare oltre anche questi aggettivi politici, così come nel caso di Benevolo, perché appunto mi sembra che invece um, l'ambizione di tornare a, a guardare il territorio, a considerare, a portare insieme, a tenere insieme architettura e urbanistica è, è qualcosa di necessario, di urgente, insomma, e di riportarlo, a legarlo alla politica, la politica come l'economia veramente ha una tendenza all'astrazione che è causa di ogni male per, il, per i problemi del territorio, cioè anche il recovery fund, dove si dice di mettere dei soldi, del denaro, in un settore piuttosto che in un altro, ma indicando come, Mettiamoli un tot sulla sanità, un tot sulla scuola, ma mai in che modo. E ovviamente, diciamo, l'urbanistica, gli anni della programmazione economica, quelle diciamo eroiche di, di Paolo Silos Labini eh, che è consulente di La Terza così come benevolo insomma, però mh, diciamo quegli anni lì della, della programmazione economica veramente sono stati gli ultimi anni in cui si è provato a mettere le mani, le mani sulla città mh, in modo pubblico con un disegno complessivo di cui appunto Urbino e Pesaro restano e gli esempi migliori, eh, tra i migliori e non è un caso che nel, nel, nell'indagine di pochi anni fa dei due fratelli austriaci adesso non ricordo il nome però sono uno uno storico dell'architettura e l'altro un fotografo hanno fatto questo libro per Park Books che si chiama Italo Modern è un'indagine sull'architettura non solo di architetti eh, universitari docenti conosciuti ma anche di edilizia dei, dei cosiddetti professionisti che si diceva all'epoca um, bene, questa indagine si ferma a Pesaro Bino, non va oltre, quindi sono come le colonne d'Ercole dell'architettura moderna italiana del Novecento oltre, sembra, sembra che i fratelli si chiamano Faisiri Fa, Fire Singer scusate la pronuncia quindi um, eh, chiuderei anche dicendo che poi le contraddizioni cioè in, in fondo le, le il, il, le contraddizioni che Pippo trovava, in, per esempio, nello studio della città borghese eh, con il credo comunista, ma anche in tutte le varie evoluzioni delle fasi del lavoro di Nemonino, e in fondo la contraddizione è una forma di tradimento. Quindi, diciamo, è ovvio che il titolo, eh, quella formula derivata da, da lui stesso, serve a sottolineare le contraddizioni: insomma, inevitabili degli. De, 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 Così complessi, insomma, per cui non vi tedio oltre, vi ringrazio per l'invito e eh, vi saluto. Grazie Manuel. Maurizio Sabini, prego. E complimenti ancora per la mostra Manuel. Eh? Spero che vieni a vedere anche questa piccola mostra che abbiamo allestito qua. Certamente, grazie. Saluto anche Maurizio Sabini. Con cui abbiamo avuto Saluti. Piacere sì, di rivederti. Avestire, ah, ma... giusto, giusto. Giusto. Sì, è davvero questo convegno è stata l'opportunità per rivedere eh, appunto, vecchi amici e conoscerne di nuovi. E tutti accomunati in qualche modo nell'interesse per l'opera di Carlo Imonino, e su, 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 su cui, eh, diciamo, questo convegno ha, ha avviato un importante momento di riflessione. E davvero complimenti a tutti gli organizzatori, tutti i partecipanti per aver... Messo insieme un paio di giornate estremamente stimolanti, eh, oltre alle mostre, e, e speriamo che questo sia un, un avvio, come si è detto. Quindi, eh, l'opera di, di Carlo eh, merita, come è già stato detto, eh, approfondimento storiografico. Eh, se lo augurava appunto ieri eh, Franco Purini che. Sulla cosa concordo perfettamente, però, diciamo, da, da non da storico eh, professionista, davvero storico, lascio questo compito ad altri, eh, come Manuel e, e, e altri che sicuramente lo faranno meglio di me um, e che hanno conosciuto Carlo anche forse. Eh, più approfonditamente. Io ho avuto la fortuna di essere un suo studente, laurearmi con lui e, e poi di eh, essere suo assistente a Venezia negli ultimi anni dell'IA. Però, da, diciamo, dalla mia posizione, ormai un po' strana, <ride> italiano, ma esterno, volevo pormi questa domanda, e cioè, eh... Come si può uh, proporre l'eredità di Carlo Monino uh, a un pubblico più vasto, uh, internazionale, in un contesto globale? Quali sono, cioè, le, le, gli aspetti del suo lavoro del, uh, e della sua opera che ancora possono stimolare le nuove generazioni? perché credo questa è la, poi la domanda che anche io mi pongo quando uh, mi confronto con i miei studenti. E sono tre aspetti eh, sostanzialmente che eh, continuo a riproporre ai miei studenti e, 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 e sui quali l'opera di Carlo Menino fornisce una. una, una Un'esemplificazione straordinaria. Eh, appunto, ad esempio, mi trovavo al Politecnico di Milano recentemente e si è aperta la mostra, mentre eh, no, nel, durante il periodo in cui si conduceva il corso, e ho invitato gli studenti ad andare a vederla per alcune eh, cose, <coughs> eh, 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 che adesso, di cui adesso parlo. Quindi, queste tre cose. Eh, la prima è quella che eh, Adesso perdonatemi il termine americano, <ride> tu vuoi fare l'americano, eh? ma aspetto la battuta. Eh, è la, la, la vision. E vision in inglese eh, si non, non si traduce esattamente con, con visione, perché eh, indica sia la visione specifica della cosa, di, di un progetto, di, un, di una situazione, di uno scenario. Ma anche la capacità di produrre visioni. Eh, ne ha accennato di fatto, mi ha fatto molto piacere Patrizia Gabellini, l'ha appena accennato rispetto alla politica, ma io la, la intendo anche rispetto all'architettura. E, e questo con, contraddistingue l'opera di Carlo in maniera particolare. Eh, a differenza di molti altri, che. Poi hanno altri architetti italiani, ad esempio, e i suoi colleghi, ad esempio, che hanno, eh, ovvio, il, 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 il confronto con Rossi. E lì ha ragione Peter Eisenman quando dice che Rossi è un produttore di idee, un architetto di idee. Eh, forse è una delle poche cose su cui eh, sono d'accordo con Eisenman. Um, ma eh, eh, Carlo aveva questa capacità della vision e, e, e cioè del progetto di architettura che ovviamente parlava della città della parte di città e di una certa città perché il progetto eh, del Galaratese parla di una certa città il progetto di Pesaro parla di un'altra città il progetto l'idea Progettuale dei fori di Roma parla di una certa Roma. E questo non la trovi molto spesso. E questo credo che sia molto importante, eh, anche come stimolo per le nuove generazioni. E, e, e questo è testimoniato anche da, 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 dalla, da questa quasi eh, più di un interesse, un'ossessione di Carlo per. La compiutezza formale che tu trovi, ne, 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 nella definizione del, dell'architettura, nella definizione della parte di città. Eh, è, è un tema che è, è come dire, un'immagine uh, uh, un, 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 uh, un, un, un che ritorna uh, no, costantemente. E ovviamente questo uh, 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 va di pari passo con la capacità di. di Produrre visioni. Eh, Paolo Desideri, stamattina Noci di, diceva, l'abbiamo la, già sentito poi questa storia che eh, Carlo non si interessava tanto al dettaglio. Eh, ma, non, ma secondo me era perché appunto aveva questo desiderio e questa, questa uh, capacità, ma quasi. Eh, no, focus eh, il, eh, era focalizzato nel produrre la visione che non eh, il dettaglio è una distrazione alla fine no certo magari qualcuno ma pochissimi <ride> penso a miss ma non so altri forse c'è riuscito a, a coprire questo grande arco um, <coughs> E quindi eh, credo che questo sia, sia un, un, un primo tema molto importante eh, che ha contraddistinto eh, l'opera di Carlo e che, che ci rimane, che noi possiamo continuare a trasmettere alle nuove generazioni. Perché eh, senza questo, eh, poi, eh, la figura dell'architetto finirà per eh, limitarsi a, a un. A una, Offerta di servizi professionali sterile e, e limitante, e alla fine che metterà di fatto in crisi, eh, se, non, se non correggiamo il tiro, la, la stessa professione. E questo si, co si, si, si collega al secondo tema che trovo importante nell'opera di Carlo. E, scusate se eh, lo, lo chiamo così, ma. <ride> È ovvio che sono molto affezionato. Ha um, un secondo tema, eh, che è quello della criticalità. Che, ripeto, è, è, è un tema che puoi spiegare benissimo in un contesto eh, internazionale. è una delle ragioni per cui poi ho chiesto faticando di fare la tesi con lui perché lui non ne voleva più fare a quel punto aveva l'incarico al centro storico e aveva già smesso tutto ma alla fine sono riuscito a convincerlo perché io mi trovavo a Venezia lo Juav di quegli anni ricco di scuole che definirei quasi stilistiche alla fine, no? A scuola di Rossi c'era Gregotti, Polesello, eh, Scarpa. Lui non c'era già più, ma c'erano <ride> a scuola altri, meno, meno scuole stilistiche, ma forse un po' più, eh, diciamo, filosofiche, come De Carlo. E invece eh, Carlo mi aveva eh, sempre affascinato, per, eh, interessato, intrigato. Per la sua criticalità, per non rimanere prigioniero di ideologie, eh? e, 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 e questa è una cosa che, secondo me, è molto importante. Io l'aneddoto, eh, 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 giustamente, si è parlato dei riferimenti di Carlo Le Corbusier in primis, no? però, durante una delle revisioni sul, sul progetto di tesi, è venuto fuori con guardate can. Louis Khan, no? eh, su, su un determinato problema compositivo. Poi da lì, di fatto, poi è nata la mia curiosità, la mia ricerca su Louis Khan, dopo la laurea. E quindi. Ma lo vedi nelle, nelle, negli scritti anche su quelli eh, famosi citati, origini e sviluppo, e, e, ma anche nella, nello scritto dell'abitazione razionale, libro dell'abitazione razionale che è un compendio di eh, documenti, come ricordava Manuel, però con un'introduzione di eh, molte pagine, in cui fa una valutazione critica del movimento moderno e lo dice, ci sono stati elementi positivi e negativi. Eh, ha, ha sempre mantenuto questa, questa, questa libertà critica eh, che, secondo me, è, è molto importante. Quindi, io, a me piace pensare che più che eh, eh, traditori abbia cresciuto eh, architetti critici o architetti, architetti pensanti, come amava chiamarsi lui. E. E, e, e questo si collega anche al suo sforzo di ridefinire l'analisi urbana a Venezia. Si è parlato di, di, di muratori, ma eh, gli studi giustamente perché Muratori c'è stato a Venezia ha fatto analisi urbana, ma Monino l'ha riproposta in modo diverso. E. Nella nel uh, famosa questione del rapporto tra analisi e progetto, lui ha dato questa uh, bellissima definizione che, che, che ho ripreso dal, dal catalogo, uh, adesso non ricordo chi l'abbia riproposta, ma viene da, uno, da un intervento di Emonino pubblicato un articolo pubblicato sull'architettura d'oggi, in cui dice che gli sforzi di analisi urbana fatti a Venezia con il gruppo architettura. Non vogliono altro che fornire una base scientifica, qui cito, una base scientifica per la comprensione della città che permetta un inserimento critico del progetto nello sviluppo urbano. Di una chiarezza straordinaria. Eh, quindi, eh, però, vedete, inserimento critico del progetto nello sviluppo urbano. E quindi, questo credo sia un'altra della delle grandi lezioni che, che noi possiamo uh, ancora uh, 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 far tesoro, di cui possiamo ancora far tesoro e trasmettere alle nuove generazioni. E infine il terzo uh, è quello del, dell'impegno civile, um, che poi è stato anche un po' il tema di questa, di questa mezza giornata conclusiva di oggi. Quindi è stato perfettamente ricordato tutto eh, il percorso e le vicende che eh, hanno portato Carlo a, a, a impegnarsi in, questa, eh, in vari aspetti, tra l'altro, perché la direzione, anche la direzione di una scuola fa parte di questo impegno civile. C'era anche, eh, eh, Alberto Ferlenga ricordava il carteggio ai Monino Rossi. Eh, documentato nella bella mostra del, del Maxi che, che sono andato a vedere l'altro giorno e mi ha colpito moltissimo una lettera di Carlo Adaldo Rossi del gennaio 77 in cui parla del progetto di rivista. L'ha appena accennato uh, Alberto, di cui io non, non conoscevo, uh, non, non sapevo l'esistenza. E lui era. Eh, Carlo era già era ancora direttore dell'UAV a quell'epoca. E, 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 e però parla a, ad Aldo di questo progetto di rivista in maniera molto specifica, eh, facendo eh, seguito a dei discorsi fatti in precedenza, lo leggi nella lettera. Uh, facendo riferimento degli incontri che aveva avuto con un gruppo redazionale, ipotetico po gruppo redazionale formato da Vanna, Lello e Renato, ovviamente sappiamo i cognomi. Uh, in cui dice: eh? <ride> In cui dice, eh, chiaramente che eh, la rivista sì, si deve occupare di progettazione. Pur uh, uh, affrontando tutte le questioni legate al, al progetto uh, nel suo farsi operativo, um, dice chiaramente non ci sarà una sezione storica. <ride> E ed ha, insomma articola alcuni punti molto importanti. Quindi, voglio dire, l'impegno: abbiamo parlato dell'impegno nel politico vero e proprio, to cure nel partito, eh, facendo riunioni del, del, della sezione comunista, cui io, mi ricordo ho anche presenziato in quegli anni. L'impegno all'assessorato, ma l'impegno anche nella direzione della scuola, questo tentativo di rivista. Ecco, questo impegno civile di, di, di Carlo, secondo me, è molto importante. Ecco, per, per citare un altro americano, Thomas Jefferson, eh, disse che, eh, che, che fece un po' il percorso inverso di Carlo: da politico fece architetto dilettante, eh, disse Attività progettuale e pensiero politico sono indivisibili. Eh, è, è importante notare eh, la distinzione tra attività pro progettuale e pensiero politico: nel senso di eh, sottolineare eh, la necessità di questo continuo operare del progetto, di questa continua pratica progettuale. E. Che, che secondo me è, è stato un tema fondamentale dell'opera di Carlo, ma che credo possa di ispirazione eh, continua anche per le nuove generazioni, nei, nei più vari contesti culturali. Adesso sta anche diventando un po' di moda questo social engagement, lo vediamo. In tante, in tante forme l'abbiamo visto, documentato anche in, nelle passate biennali. Però eh, in Carlo c'è questa anche eh, importante eh, sensibilità della, della eh, specificità dei linguaggi. Adesso per eh, no? uh, usare una notazione eh, familiare veneziana. Specificità dei linguaggi, cioè lui eh, capiva benissimo che da politico dove c'erano certe cose che doveva fare con un linguaggio politico, no? Francesco Pecoraro ha, si è ricordato questa bellissima cosa che io non conoscevo, no? questa battuta che lui eh, fece, io sono qui non per fare l'architetto ma per fare la politica quando arrivò all'assessorato all al centro storico. Capiva questa specificità dei linguaggi, però capiva anche eh, eh, le, 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 le interconnessioni che ovviamente si potevano creare e, e voglio dire, poi la vision per, per l'area archeologica eh, di Roma eh, certo l'ha potuto sviluppare grazie a questa esperienza all'assessorato, ma ovviamente perché era eh, architetto eh, pensante. Ecco, quindi queste tre cose direi: eh, secondo me, sono le, gli aspetti eh, no, della, della legacy, come si potrebbe dire, è, è di Calomino. La legacy poi è anche quello un in termine inglese, perdonatemi, ma è, è più di un'eredità, ha, un, ha, un, ha, un, ha un senso più eh, dinamico, proiettato verso il futuro. È come dire il terreno fertile su cui su cui uh, continuare a coltivare e, e a crescere. E, e credo che questi tre elementi, questi tre semi che eh, Carlo ci ha lasciato, uh, siano le, le, le cose eh, più, 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 più interessanti per il futuro, in un, anche in un contesto più globale, al di là di uh, tradimenti o altro che sono pur sempre. Eh, no, eh, ricordi simpatici, ma eh, che secondo me devono rimanere più limitati e non eh, diventare il, il motivo per cui ci ricordiamo di Carlo Monino. Grazie. Sono, sono molto felice di potervi dire che credo che abbiamo ricevuto dei contributi importanti che raccoglieremo ovviamente negli atti di questo convegno perché credo che è molto importante che ci sia una testimonianza eh, diciamo di questo evento piccolo dal punto di vista della quantità di tempo che abbiamo dedicato perché alcuni approfondimenti meriterebbero ovviamente di più però non c'è anche la, eh, come si dice, la difficoltà di eh, sostenerle eh, in maniera come si faceva una volta, queste cose perché nella civiltà dei 140 caratteri c'è un po' di insofferenza anche quando il l'intervento supera una certa dimensione. però io sono molto contento di averli ricevuti, noi siamo molto contenti di averli ricevuti. Devo, come si fa sempre, ma veramente non per una, per una questione di, così, di mera eh, garbo istituzionale, ringraziare il Dipartimento di Architettura e Progetto che ha voluto proseguire questa iniziativa che era stata precedentemente intrapresa e quindi la direttrice Alessandra Capuano. Devo ringraziare naturalmente il, il diciamo il. Come posso dire? L'aiuto fondamentale, non l'aiuto, le persone che in prima persona hanno lavorato a questo, Federica Morgia e eh, Manuela Reitano. Devo ringraziare Luca Porquedo e Caterina Padoa Schioppa per eh, le mo la mostra anche eh, che è stata fatta per il, come esito del seminario di dottorato di architettura e ringrazio naturalmente tutti gli autori quelli come si dice i senior e i junior che hanno partecipato a questo contributo per Carlo Emonino che pubblicheremo e perché non, non vogliamo lasciarlo come dire solo così come un fatto di ricordo è importante pubblicarle le cose anche se oggi ci lamentiamo che nessuno legge nessuno va poi dopo le cose restano e Oggi ho visto delle cose risuscitare, come dire, anche dal fondo della storia. Ieri ho googlato per un attimo Roma Centro, naturalmente non c'è traccia di Roma Centro, nel senso dei numeri di Roma Centro dentro, perché se finché qualcuno non si prende la briga di eh, diciamo, eh, trasferirli, così come non c'è traccia anche dei numeri di Capitolium. Il Comune di Roma ha dei numeri di Capitolium che arrivano dagli altri, sì, sì, ma io pure però 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 non, non si trovano, diciamo, a disposizione, ecco. Quello è ancora un, da, un fatto in cui il cartaceo funziona come il vinile, ecco. Però questa, questa diciamo, eh, questa cosa non è stato solo consentitemi un omaggio agli esiliati, a quelli che vengono anche maltrattati dalle appartenenze accademiche perché poi lo sappiamo come funzionano le cose all'interno del nostro ambiente è qualcosa che noi vogliamo farci ritornare indietro e ritornare indietro per noi significa anche poter accogliere e incassare la botta perché questo è pure importante non è tanto quello che tu lanci ma anche di quello che tu lanci ti ritorna indietro e e credo che da questo punto di vista Carlo Emonino sia un boomerang perfetto per questa università e, e per tutti quelli che lo, eh, lo hanno conosciuto perché hanno lavorato con lui e che sicuramente terranno in conto come sempre avviene eh, perché le cose passano anche quando i padri e i figli non si parlano. Grazie. Grazie a tutti quelli che hanno seguito il convegno da casa e speriamo se volete iscriverci, certo se volete iscriverci e, e ricevere poi ovviamente ulteriori indicazioni, comunque sicuramente sarà trasferito su YouTube tutto il lavoro. Grazie mille ancora a tutti e buona serata.